Buonasera da Florence International Radio, siamo in diretta, sono le 21.30, siamo qua io e Angelo Marotta, No, perché questa volta non ha detto il maestro, buonasera a tutti. Ieri, l'altra settimana ha detto che abbiamo il maestro Angelo Marotta. Vabbè, è quello sottinteso. Esatto. A te l'onore di presentare i nostri ospiti. Allora, io come tutti sanno, almeno quelli che ci stanno ascoltando, perché a noi ho fatto pubblicità a tutto fuoco, no? Sui vari social, vari canali, stasera io ho portato due persone che hanno da raccontare dei fatti, secondo me, meravigliosi. Premettiamo subito, ora vi presento a tutti e due, che uno è libero di credere o non credere, su questo non c'è ombra di dubbio, soltanto in base, io conosco anche la persona che è davanti a me, ed è una persona seria, stasera ha portato la moglie e ha dimostrato che è una persona seria, non hanno problemi psicologici, ve lo assicuro, sono persone, anche perché se danno retta a me vuol dire che ci sono stacco la testa. Bene, comunque stasera abbiamo Federico Bellini. Buonasera a tutti. È la moglie Ambra Guerrucci, ho detto bene? Sì, sì. Ecco. Grazie a voi, insomma, per ospitarci qua. E... più vicino. Iniziamo. Bene. Partiamo, intanto faccio un par di Oggi è una giornatuccia, sì, tecnologicamente no. Oggi è una giornatuccia. Tutti... è la tempesta solare che c'è stata in questi giorni. Ma perché colpa vostra, se uno qua sta arrivando qua. Allora, intanto che mentre Daniele fa le foto, io vorrei un attimino... faccio una domanda che è comunque una domanda generica, sperando che si riesca un po' a capire un attimo la situazione. Buonasera. Buonasera. Allora, ci raccontate, io ho letto il libro di Federico, mi ha mandato il suo libro, che lo ringrazio, Diario di un addotto, che è molto bello e consiglio a tutti quelli che si, diciamo, occupano, interessano di UFO. Allora, ci volete raccontare un attimino qual è la vostra esperienza, in maniera molto semplice e diretta, anche per chi ci sta ascoltando, sulle vicende, cioè da come è iniziato, diciamo, una specie di piccolo racconto da come è iniziato e come si è evoluto. Io poi dopo ti avevo già chiesto se avevi avuto ancora esperienze, eccetera, perché quanto ne so io adesso le esperienze non ci sono più, giusto? No, adesso no. Ok, bene, a voi la parola. Parlate allora, un po' tutti e due, poi esatto. Inizio io. Sì. Allora, la mia storia inizia un bel po' di anni fa, insomma, ho 38 anni, quindi di esperienza ne ho già accumulata abbastanza. Tutto è iniziato quando da piccolo comunque subivo una serie di esperienze molto particolari ai quali non riuscivo a dare una risposta. Quindi sin da piccolo io mi appassionavo a guardare le stelle con il mio telescopio e molte volte la notte quando guardavo fuori dalla finestra vedevo cose che non erano aerei, non erano stelle cadenti, ma erano oggetti un po' strani che volavano sopra casa mia. E già da lì iniziò a moscare qualcosa. Poi, crescendo piano piano, durante l'infanzia ho avuto comunque già degli episodi molto particolari, perché al di là del fatto che possono essere spiegati anche da un punto di vista scientifico-psichiatrico, cioè tanti di noi magari hanno avuto quell'esperienza di svegliarsi la notte credendo di cascare dal cielo, magari muovendo le braccia perché sognavano di cadere dall'alto. Successo spesso anche a me, sì. E infatti, sono cose che succedono frequentemente. Però quando a volte accadeva questo, accadeva anche di ritrovarmi circondato da delle ombre scure intorno al letto che poi scomparivano, oppure dei fasci di luce che entravano nella camera come dei lampi, quando magari fuori non c'erano dei temporali, oppure vedere per brevi istanti tipo delle, chiamiamole porte olografiche, cioè una specie di acqua che fluttuava all'interno della stanza oppure sul soffitto che poi si dileguava, ritornando tutta alla normalità. Tutto questo me lo porto dietro per anni, io da piccolo mi ero già appassionato anche di UFO, di storie un po' particolari, eccetera, poi a un certo punto ho avuto un rifiuto totale, quindi non ne volevo stranamente più sentir parlare, finché nel 2007-2008, dopo un periodo disastroso della mia vita, quindi problemi sul lavoro, problemi in famiglia, problemi di salute, io andai anche a fare delle visite mediche perché pensavo di essere malato. Perché certo. Mi risvoltarono come un calzino e alla fine ero sano come un pesce, quindi tant'è che la mia dottoressa mi disse: te sei un po' malato di cervello, dovresti prenderti un po' di psicofarmaci. No, ma succede spesso quando si raccontano anche certe cose, l'ho detto prima, no? La persona, io fortunatamente non ho mai preso nulla, non gli ho dato retta, meno male. E una sera, il caso non esiste, accendo la televisione su Italia 1, c'era allora il bivio condotto da Ruggeri, sì, dove parlavano della storia di Valerio Lonzi,
che è un ragazzo di Genova che è stato uno dei primi casi storici studiati da Malanga. E tra il pubblico c'era anche il professor Malanga, che è un professore del Dipartimento dell'Università di Pisa, del Dipartimento di Chimica, che da tantissimi anni si occupa dei rapimenti alieni. Quindi spiegava la storia di questo ragazzo, cosa sono i rapimenti alieni. E io lì per lì, mentre lo stavo guardando e lo ascoltavo, dicevo, ma come hanno fatto a invitare un pazzo alla televisione? E oltretutto insegna pure all'Università di Pisa. Cioè, quindi, beh, certo, pertanto. Però mentre parlava mi resi conto che quello che stava raccontando rispecchiava perfettamente tutti i problemi che io avevo vissuto durante quegli ultimi mesi. Quindi finisce la trasmissione, io nei giorni successivi mi informo su questo professore su internet, scopro che, altra coincidenza, abitava a 20 minuti nemmeno da casa mia. Pertanto vicino. Vicinissimo. Prendo appuntamento e un mese dopo ero nel suo ufficio al Dipartimento di Chimica. Si scende in queste segrete che sembrava una base di un altro pianeta, si entra in questo ufficetto piccolissimo e incomincia a parlare, mi dice: lei signor Bellini è rapito regolarmente dagli alieni, loro vengono, lo portano sull'astronave, gli fanno tutta una serie di esperimenti, hanno fatto su di lei ibridazione, vedrà che tutta la famiglia è rapita. Cioè, tutte... io ero lì e dico, dove cazzo sono? Detto, ma come fanno a tenere una persona del genere pure stipendiato, cioè con i nostri soldi? Certo. E lui mi guarda, mi fa, guardi signor Bellini, lo so che mi sta dando del pazzo, però vedrà che i giorni successivi poi mi ricontatterà, ci rivedremo. Aveva ragione, perché poi ovviamente ho iniziato con lui un percorso che è durato più di un anno, abbiamo fatto due ipnosi regressive, dove abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora perché è uscito fuori di tutto e di più altre tecniche. Poi a un certo punto le nostre strade si sono divise, poi magari ne parleremo in seguito, perché lui da buon scienziato aveva una visione del problema da un certo punto di vista, io invece raccontavo anche altre esperienze totalmente differenti, certo, dalle sue, quindi a un certo punto ci siamo divisi nel nostro percorso e ci siamo poi ritrovati ultimamente anche grazie a Ambra. Ci siamo riavvicinati dopo tanti anni perché alla fine stiamo arrivando alle stesse conclusioni, insomma. E tutto in questo frangente poi alla fine io sono andato anche in televisione nel 2011 a Mistero in prima serata parlando ovviamente della mia esperienza. Caso vuole che quella sera c'era questa questa ragazzina. Era una tua fan? Sì, era una mia fan. Nel 2011. Allora, sono passati 5 anni. Aveva 17 anni. È giovanina, aveva 22 anni. Ho detto, ma ha scritto un sacco di libri, fa i corsi, i convegni. Cioè, l'età non c'entra niente. No. Però, sai, diceva, uno sì, magari dopo aver fatto queste cose, uno si può immaginare tipo 30, 40 anni. Non li dimostri assolutamente. Appunto. Però io 22. Prego. Allora, io però volevo dire una cosa. Se ne è parlato anche altro al telefono quando ti ho invitato a venire qua, mi hai detto che, e questa domanda rivolga ad Ambra, Ambra ha questa peculiarità che comunque a tutt'oggi ogni tanto, io la chiamo visione, no? Vabbè, non so, mi spiegherete il termine tecnico, comunque te ogni tanto riesci comunque a captare se c'è qualcuno o qualcosa. Sempre, in realtà okay, sempre. Ok, vabbè, io sono stato un po' vago, ma insomma sì, poi ci sono nata con ci la un capacità di vedere le energie, cioè sin da piccola in realtà per me era assolutamente normale, io uscivo di casa e vedevo tutte le energie delle persone, vedevo sia il circuito interno che è fatto di centri, di canali in cui fluisce l'energia, sia quello tra virgolette esterno, perché in realtà poi siamo un organismo, quindi è qualcosa comunque di organico, e quindi dei corpi sottili. E vedo anche se c'è qualcuno agganciato a questi corpi sottili. Cioè? In pratica... Vuoi dire? Sì, se ne può parlare. Sì, eh? Sì. Okay. Nella nostra società, un po' per l'educazione, per tutti i dogmi e tutti quei conflitti interiori che si vengono a creare in quello che è l'essere umano nel suo percorso di crescita, siamo portati a energeticamente aprire proprio dei varchi, sono come delle ferite energetiche e in questo circuito, quando si creano questi buchi, c'è la possibilità per delle entità di entrare e inserire i loro di corpi sottili. Questa è una cosa un po' particolare, per spiegarla bene sì, bisognerebbe sai, vedere... Io ti porto tutta gente seria. Porca miseria, ho capito però...
attraverso le immagini è molto più esplicativo, perché già capire come siamo fatti noi, che in pratica agganciati a questi centri energetici che in Oriente vengono chiamati chakra, ci sono dietro dei cordoni che in pratica sono connessi come a un corpo, che è una sorta di gigantesca placenta, però che permea interamente l'essere umano. E quindi ognuno ha la sua frequenza, permea l'essere umano e fuoriesce anche dal corpo fisico per diversi metri. Ognuno di questi ha una particolarità, avendo una frequenza, appunto, ha delle caratteristiche. Certo. C'è quello emozionale, quello mentale, e tutti i conflitti che si verificano in queste nostre parti sono ben visibili ai miei occhi in quello che è il circuito. E ogni volta che, per esempio, una ferita, una persona viene toccata, si apre un buco. E nel momento in cui si apre questo buco, quindi anche attraverso i traumi, eccetera, eccetera, che si sviluppano crescendo, finiamo per essere un groviera. Nasciamo integri e finiamo per essere un groviera. E in questi buchi qualcuno si attacca. Come immagine è bruttina, devo ammettere. Abbastanza, sì. Cioè, allora io sono stapanato, te lo dico subito, perché no, guarda... Io dicevo una cosa, no? Siccome l'argomento a me interessa molto, ma penso anche a te, perché vedo che ho fatto anche la foto. Sono rimasto mentre sei... un attimino. Allora, stasera sì. ne parliamo in modo generico. Poi, se Daniele è d'accordo, ma penso di sì. Se una sera vogliamo organizzare un giovedì sera, proprio una serata dedicata al tuo lavoro, e ci farai l'onore di venire qua. L'onore è tutto mio. È anche nostro. Voi prendete, venite da Pisa, giusto? Sì, quindi, sì. Vabbè. E quindi, se vogliamo, ora parliamone, centriamoci più nell'argomento, diciamo, principale della serata. Poi, se vogliamo organizzare una serata solo esclusivamente su queste cose, a me interessano molto. Che poi comunque è correlato. Sì, no. Alla fine si integra, molto organico. Molto sì. Organico. Ecco, io però voglio dire anche un'altra cosa, perché non l'ho detto prima, scusa Daniele. Voglio dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi vuol mandare un sms, un messaggio su WhatsApp, vuole fare una domanda sia a Ambra che a Federico, lo può fare al 338-19-80-688, solo WhatsApp o sms. Non posso rispondere al telefono perché non avevo fatto il collegamento. Se qualcuno chiama, vabbè. WhatsApp va più ripeti il numero, perché 338 così... 19 80 688. Perfetto. Ecco, la domanda mi sono sempre chiesto io sul fatto del rapimento, no? Perché? Cioè, ci studiano oppure non so, stanno verificando a che punto è loro? Io ho sempre pensato che noi siamo un esperimento. Fuori onda mi è stato confermato praticamente. Vogliono vedere a che punto è questo bell'esserino che hanno messo su questa bel pianeta? Ecco, infatti il discorso è un pochino più complicato. Noi dobbiamo immaginare il nostro pianeta come un'astronave che si muove nello spazio. Certo. Però noi, in quanto esseri umani, abbiamo incominciato da pochi decenni a uscire fuori da questa astronave chiamata pianeta Terra. Sì. Quindi tutti quanti viviamo all'interno. E poi non siamo andati lontanissimo. Infatti. E poi se ci siamo andati, comunque. Sì, ma qui si aprirebbe un altro discorso. C'era un bellissimo film. Sì. Non mi viene il titolo. Ci verrà in mente. Sì, ok. No, quello è praticamente... scoprono... all'ultimo minuto, proprio quando sono già sulla rampa di lancio, che il razzo ha un difetto, fanno scendere tutti, ormai è troppo tardi, hanno speso miliardi e miliardi di dollari, e allora li portano in un deserto, sempre negli Stati Uniti, dove c'è già pronta la luna di riserva, praticamente. Non mi viene proprio il nome, però... Ma questo è basato sul fatto della storia che comunque noi non siamo mai andati sulla Luna. Praticamente esatto. Perché sì. Dice, è stato Cameron, aspetta, forse non mi ricordo il regista. Kubrick, esatto. Che magari è stato lui. Allora, io sono totalmente opposito a questa tesi. Secondo me sulla Luna ci siamo stati, e come? Armstrong, secondo me loro hanno toccato veramente il suolo lunare. Poi che poi ci siano state storie dietro, non storie, no, però il fatto che ci siamo andati, secondo me, è inoppugnabile. Per me, io magari Perché tra le altre cose. Non credo che tu sia d'accordo, mi sa. Sì, dipende dalle giornate. No, cioè,
Ah, questa è una bella risposta. Dipende dalle giornate. No, anche perché ho studiato anche i tabulati che ci sono nelle prime missioni spaziali. A un certo punto però esce fuori che questi astronauti, parlando con il campo base a Houston, cioè, avevano dei nomi in codice per non nominare oggetti volanti non identificati, esatto, che vedevano nello spazio muoversi, e a volte ci sono proprio loro impauriti che comunicavano e interrompevano le comunicazioni, certo. Allora a quel punto, cioè, non è che si inventano tutto sto complotto e non ci sono andati, si inventano pure l'avvistamento fasullo, No. Cioè, evidentemente erano lì e l'hanno visti, ma un po' come la nostra Samantha Cristoforetti, che quando i primi giorni che era nello spazio, a un certo punto stupita ha lanciato un urlo e c'era il russo che gli diceva stai zitto, non solo hanno chiuso subito il collegamento, Ma ad esempio adesso su YouTube c'è un canale dove, tra l'altro, lo oscureranno tra qualche giorno, dove ora non mi ricordo il nome, deve essere la serata, è la vecchiaia, dove si riesce a vedere la webcam stanziata sulla stazione spaziale orbitante che ti fa vedere il pianeta, no? E ogni tanto lo oscurano perché evidentemente c'è qualcosa che non bisogna vedere, però non sappiamo se è qualcosa di umano o meno. Ma come ad esempio molto spesso si vedono le immagini del sole, cioè anche lì il satellite che monitora il sole 24 ore su 24, e ogni tanto o viene oscurato, ci sono dei pixel neri che vengono inseriti in determinate, vabbè, comunque la dimostrazione più eclatante sono le foto di Marte, cioè più toppe su quelle fotografie, porca miseria, che è una ruota buata, sì, è vero. Cioè toppa di fatto per tutto, cos'è che non fai vedere? Ma anche la Luna stessa è piena di toppe nelle foto. Infatti, ci sono tantissime cose che non... Ecco, tornando comunque al discorso, cosa fanno con noi? Allora, il discorso si parte un po' più a monte, cioè, come ti dicevo, il nostro pianeta è un'astronave. Scusa, ti interrompo, io vorrei la domanda di Daniele, vorrei però, se possibile, che tu parlassi nello specifico, cioè anche quello che è successo a te. Sì, sì, perché sì, presumo che Daniele ti ha chiesto perché lo fanno, cosa ci fanno. Non credo che a te fanno una cosa, questo è il mio pensiero. No, fanno tutti più o meno le stesse cose. Bene. Quindi, cioè, il nostro pianeta è questa astronave che si muove, noi però siamo all'interno, non possiamo fuggire. Certo. Quindi, se vai a ben vedere, è come se fosse una gabbia, seppur enorme. Esatto. Alla fine si scopre che il nostro pianeta è veramente una gabbia, dove noi siamo stati inseriti all'interno da loro migliaia e migliaia di anni fa, dopo essere stati creati appositamente, e ci tengono qui per una serie di motivi, sia per studio, sia per... ibridarci, per fare studi di ibridazione con loro, ma la cosa fondamentale di cui hanno bisogno è la nostra energia. In sostanza, il nostro pianeta è come se fosse una gigantesca fattoria, dove all'interno ci sono gli animali che siamo noi, ma anche tutti gli esseri viventi che ci sono, e loro ci utilizzano esattamente alla stregua di come un contadino utilizza gli animali nella sua fattoria. Quindi noi siamo la loro riserva energetica, la loro batteria che gli permette di sopravvivere. Questa è la motivazione. Questa è la motivazione più tragica. Perché c'è anche una cosa più bellina. Insomma, sì, no? Poi ci sono anche... Che non è tragica, tragica perché magari è tragica per noi, ma per loro no. Nel senso per loro no, cioè loro non sono... loro stanno, dal loro punto di vista, cioè sono convinti di fare una cosa utile per loro stessi essenzialmente, perché questo gli permette di sopravvivere. Io vorrei fare un paragone un po' azzardato, è come quando noi facciamo gli esperimenti sulle cavie. Esatto. La stessa cosa. Esatto. Per noi riteniamo giusto fare una cosa del genere, e loro ritengono giusto fare degli esperimenti sopra di noi. Io ho hai finito, no? Sì, sì. Ah, ok. Ambra. Come so, allora, da ignorante, io un po' mi sono documentato, quindi, però vorrei che tu dicessi come sono. Io li chiamo esseri, non so se si possono chiamare esseri, non, neanche persone, perché comunque non sono persone. Come so, ce li descrivi in maniera molto asettica, molto tranquilla? Poi sono cominciato ad arrivare una domanda, dopo ve la faccio. Ce li descrivi? Ci sono di tantissimi tipi diversi, di tantissime specie. Il primo, per esempio, che mi è capitato di vedere a 3 anni, la prima volta Madonna, che ho visto... Giovane.
ho osservato questo fenomeno, anche se appunto non ero direttamente coinvolta, erano venuti a rapire un mio compagno di asilo. Eravamo nel dormitorio e hanno bloccato. Scusa, ho capito bene, sono venuti a rapire un tuo compagno d'asilo? Esatto, sì. Cioè, quindi se la rifanno anche con i bambini? Esatto, fin da piccoli. Ma non gli fanno male? Riescono? No, perché in realtà non, più che male, però comunque quando è tornato era energeticamente molto denso, molto scuro. Ecco, questi esseri, ad esempio, hanno la forma di un Horus, praticamente la divinità egizia. Sono fatti esattamente così, quindi umanoidi. Io l'ho vista con questa pelle che sembrava fatta leggermente, cioè tipo pelo, ma come il velluto. Non era proprio pelo, era proprio una pelle un po' particolare, tra il marrone e il grigio più o meno, e con questa forma, comunque con questo becco, tant'è che io nel mio vocabolario limitato ho iniziato a chiamarlo il pollo gigante. Non appena tutte le persone si erano sbloccate, sono andata dalla maestra, ma anche da altre persone, ad urlare, a dire: ma c'è un pollo gigante che ha preso questo è successo, dammi un periodo temporale, cioè nel senso avevi 3 anni, la notte mentre dormivi? No, è accaduto nel dormitorio, quindi era primo pomeriggio. Ok, voi stavate riposando però? Sì, stavano riposando tutti, io ero un po' inquieta, sentivo una sorta di inquietudine, che appunto lì per lì non riuscivo a razionalizzarla, anche perché poi a 3 anni ti chiedi anche poco, no? Che cosa sto provando, però sentivo questa sorta di moto interiore. Quando poi è accaduto questo fatto, lì ho iniziato ad avere più chiaro il perché di questo. Poi da lì, pian piano, ho osservato tutta una serie di esseri anche molto diversi tra loro. Ad esempio mia nonna, che aveva fenomeni, lei insomma era proprio addotta, quindi aveva fenomeni in prima persona, li chiamava gli ebrei biondi, quindi descriveva questa razza, e li chiamava ebrei per il semplice fatto che utilizzavano lo stesso simbolo, avevano lo stesso simbolo sulle tute, e questi erano alti, biondi e con gli occhi chiari. E poi ha avuto a che fare con i serpenti, quindi sono tipo un gigantesco coccodrillo drago, una cosa del genere, comunque più simile umanoide, con questa coda, e insomma molto, cioè c'è veramente una varietà. Assomigliano a noi, non assomigliano, alcuni sì, altri sono perché, totalmente differenti, perché dicono che ci sono persone, cioè ci sono, diciamo, alieni che sono, cioè, potrebbe, ora lo dico una battuta, potrei essere io. Ma guarda, abbiamo parcheggiato alla stazione, al parcheggio, sono uscito fuori, cosa gli ho detto dopo pochi minuti? Ho visto già in 5 minuti, ho visto talmente tanti alieni a giro per Firenze. Ma stai scherzando? No, sono serio. Vivono in mezzo a noi. Sì, basta andare alla stazione, nei luoghi più affollati della città, ma sia Firenze, Pisa, Roma, specialmente le metropoli, ma non hanno segni distinguibili, non si riconoscono. Alcuni hanno dei tratti, ora ovviamente io sono abituato, quindi ho l'occhio allenato, anche perché quando io capisco se uno è un alieno, lo guardo, e se questa a distanza, magari girato, si volta e mi guarda, quindi sa di essere stato riconosciuto. Però io ti voglio chiedere, accadono esperienze di questo tipo. Persone che sono state, come dire, dipende, alcuni sì, prese dagli alieni, alcuni sono alieni con la forma, alcuni umana. Sono umani con all'interno una vera e propria possessione, altri invece sono veri e propri alieni che vivono in mezzo a noi, ovviamente abbastanza modificati anche per assomigliare a noi, che hanno una vita, un lavoro, eccetera. Gli esiliati. Ok, si chiamano così. Bene. Sì. Considera ad esempio la razza più simile alla nostra, che è quella siriana, te non riusciresti a distinguerli perché assomigliano ai nostri scandinavi, cioè ma te, anche gli andromediani, o comunque, anche gli andromediani, che sono ad esempio molto simili, ma sono con i capelli scuri. Quindi vedi un abitante della Scandinavia, vedi uno di questi alieni, sono praticamente identici. Uguali. Poi te li rivedi nelle nostre città che si muovono, molti di questi ad esempio fanno dei lavori particolari, in genere o sono medici o sono scienziati, o hanno posizioni comunque di rilievo. Vai operai, non è una battuta. Molto difficilmente, Però per esempio anche maghi, tant'è che maghi, proprio a Firenze, sì, te hai un'esperienza. Qualche anno fa, ormai, insomma, ero ragazzina, erano le prime volte che uscivo da sola fuori da Pisa. Avevo circa 12 anni, la prima volta che ho preso il treno sono venuta a Firenze.
dovevo incontrare alcuni amici, ma alla stazione mi urta un ragazzo, mi cade tutto il contenuto della borsa, mi aiuta a rimetterlo insieme e mi dice: ciao, io sono un alieno. Io rimango così, ce lo mando, perché vabbè, a 12 anni incontri uno che vabbè, ti dice non potevi così. Sapere. Beh, ero in pieno periodo di negazione, trovi un drogato, un ubriaco, faceva di tutto sono l'alieno. Quello che ero, sì, questo ci ha detto va bene, insomma. Poi invece c'era una festa, non so se la fanno ancora, degli artisti di strada. Non lo so. E comunque, insomma, mi portano in questo posto e rincontro questo che faceva veramente il mago. E quindi a un certo punto vado e dico: ok, adesso forse, dopo un paio di trucchi, posso iniziare a crederti. E quindi mi racconta che qui ha visto il rogo del Savonarola la prima volta, quindi è qui, insomma, da, è qui da un po', anni. Sempre fa, con sì. lo stesso corpo. Sì, è abbastanza vecchiotto. Mi spiega che non invecchia, mi spiega, insomma, che in pratica dice: ok, ho comunque gli organi che invecchiano, però a livello esteriore non invecchio. Ma secondo me Ambra non ha 22 anni. Ambra ne ha 100, sto facendo una battuta ovviamente per sdrammatizzare un po', e ne ha 101 e ne dimostra 20. Facciamo veramente. 108, almeno il numero sacro. Ma perché c'è? Allora io ho un guru, devo dirlo, se mi sta ascoltando, si chiama Francesco, lui dice sempre, io posso immaginare, perché non lo sa nessuno quanti anni ha, quando gli chiedo quanti anni hai, 108, ecco perché. Brava, sto Francesco, ti ho schiamato. Ma se gli organi invecchiano come fanno? Cioè come fa? Infatti a un certo punto iniziò a sanguinare da un orecchio, è caduto in terra e si è sentito male, da lì è sparito. Ma fino a quel momento, per mesi, l'abbiamo frequentato. Bastava andare alla stazione, quando scendevo lo chiamavo telepaticamente e lui arrivava. Inizialmente non ci credevo e tuttora, insomma, diciamo che rimango in quella posizione per cui, se è vero quello che mi ha raccontato, non è vero, non me ne frega niente. Sicuramente certo. È stata una conoscenza eccezionale, però devo dire che è stato molto singolare, insomma. Eh beh, direi, insomma. Ma avevi 12 anni? Sì, fino più o meno a 13 anni l'ho frequentato. Poi la vedi una ragazzetta bellina, no? Carina, vestita e da poi indiana, comincia, sì, tutta tranquilla. Siamo andati al bar a prendere caffè, poi vabbè, cominciamo a parlare. Prima mi ha detto una cosa, vabbè, dei buchi no, inerente a, diciamo, chiamiamola reincarnazione. Ah, ok. No, ma lei si fa queste cose, la vedi, sì, tranquilla, dire, carina, e poi ti parla tutte queste cose che, sì, ci rimani, cioè, così sì, vede un po'. Allora ragazzi, se Daniele non ha altro da chiedere per il momento, io vorrei fare il discorso. Ci sono delle domande che ci hanno fatto. Buono. Allora ce n'è una per Federico Bellini e per Ambra. Allora, che caratteristiche, ma mi sa che avete già risposto a questa, che caratteristiche hanno gli alieni, che caratteristiche fisiche riconoscibili hanno gli alieni per strada? Cioè, li possiamo riconoscere anche noi? Talvolta sì. E quali per sono? Esempio, uno può essere l'odore. Ad esempio, ci sono alcuni esiliati che emanano un odore molto strano, molto caratteristico. Simile allo zolfo o una cosa simile. E che permane nello stesso luogo anche. Scusate, mi sono rimasto male perché dopo devo raccontare un aneddoto. Ricordatemi di dirlo, perché proprio a livello dello zolfo. Te lo ricordo io. Sì, vabbè. Altre, per esempio, possono essere. Hanno degli zigomi molto particolari, molto pronunciati. Gli andromediani, che hanno i capelli scuri, hanno la pelle chiara che sembra quasi di porcellana, e hanno questi zigomi molto pronunciati con le guance molto incavate. Mentre invece, al contrario, per esempio, gli altri possono avere anche i siriani, anche la mascella un po' squadrata. Ci sono completamente glabri, quindi con la testa allungata, certo. E totalmente, anche senza sopracciglia, molto, proprio totalmente glabri. Ci sono con i capelli rossi, molto di un rosso molto acceso, in questo caso mossi, che invece sono siriani, provengono da Sirio. E ci sono anche biondi, sempre comunque con le caratteristiche più o meno simili, sono proprio questi tratti molto strani, questi occhi molto orientali ma grandi, molto sproporzionati rispetto a quelli che sono le caratteristiche dei visi a cui siamo abituati. Certo. Qua ad esempio vi sarà capitato a volte di vedere quei video su YouTube anche dei politici americani o dei personaggi dello Star System con l'occhio verticale, oppure la pelle. Io devo dire questo, ora ovviamente non vuole essere assolutamente un'offesa,
quando ti ho conosciuto, quando non mi ricordo chi mi parlò di te, forse il Baccarini, insomma, sì, mi suona Federico Bellini. Io quando ho visto la tua prima foto, te lo giuro, io ho detto: no, questo non è una persona normale, è un alieno. Me lo dico in tanti. Te l'hanno detto giusto l'altra sera. Ero, ma te lo dico, sera. Federico, e mi guardo allo specchio. L'altra sera ci hanno detto: mio... no, ma questi due sono infiltrati. Cosa sono? No, no, lei no, lei ha l'aspetto normale. Quando ho visto la tua foto, ripeto, non voglio offendere nessuno, mi hai dato, perché poi forse magari... No, ma non mi stai offendendo, no, no, c'è la verità. Ci tengo a dirlo. Anzi, a dirlo. Per noi è un complimento. Io ho visto questa foto, poi se Federico mi dà il permesso io la posterò, voi vedete che, cioè, dici, questo è una non è un umano. Infatti lì per lì avevo anche timore, no, di contattarti. Magari questo vabbè. Mi rapisce, andiamo insieme in radio, vabbè, mi ritrovo. No, no, ma è successo da un po' apposta. Cioè, non per essere rapiti, ma per capire. Allora, arriva un'altra domanda, sperando che questo ragazzo non si firma. Allora, Maria di Napoli ci chiede, ora ti faccio tutte e due domande. Voi avete impianti? Aspettate, poi vediamo un po'. Devo andare a cercare altro perché col telefonino è un po' un casotto. Mi dice: sono Nicole di Pesaro, vuole sapere se gli impianti possono essere sia astrali che fisici, quali sono i metodi per liberarsene in modo definitivo. Grazie mille. Quindi una chiede se ce li avete voi e una chiede come sono e come ci si fa liberare. Allora, io per ancora ho degli impianti all'interno del mio corpo. Ce li hai? Sì. Dove? In vari punti del corpo. Sì, sì, non fare gesti. Esatto, cioè, perché tanto non mi vede. Vabbè, non ci vedono mica, dai. Sì, ma io sì, però. Adesso ho capito. Mi posso anche spogliare. No. Grazie, no. No, scherzo. No, vabbè, certo. No, però ci sono... Allora, la stiamo prendendo a ridere all'argomento serio, nel senso, perché no. Cerchiamo di fare un attimino, diciamo, perché se la prendiamo seria, ma anche l'altra volta ci hanno brontolato, cioè, l'altra volta parlava del mostro. Sì, ma poi, certo. Esatto, ma poi alla fine bisogna riderci anche no, nel senso, bisogna sdrammatizzare. Ecco, ma il fatto, perché più di un impianto? Più di un impianto, ma guarda, qui si entrerebbe poi in un discorso veramente vasto, perché ci sono varie correnti di pensiero. Alcuni sostengono che gli alieni non avrebbero interesse a impiantare delle cose all'interno del nostro organismo perché hanno una tecnologia talmente avanzata, certo, che l'impianto sembra un oggetto retrogrado. Altri sostengono che questi siano impianti più che altro terrestri, cioè militari soprattutto, inseriti all'interno del nostro corpo per monitorare sia il corpo stesso, certo, della persona, quindi controllarla, vedere dove si trova, cosa sta facendo, e sia per monitorare anche gli eventuali rapimenti che vengono a fare questi alieni su quella persona. Quindi c'è, cioè, a più strati, a più livelli. Chiaramente. Poi, aspetta, finisco un attimo, ti lascio la parola. Poi più... Ovviamente a più livelli la situazione si complica. Io ad esempio ho avuto degli impianti, vi racconto una storia molto particolare. Ne avevo uno qui all'altezza del cuore, che si vedeva benissimo, perché poi sono alcuni si vedono proprio chiaramente perché sono dei rigonfiamenti della, certo, pelle, che normalmente sembrerebbero dei problemi di dermatologia, insomma, chiaro, cose normali. Però poi toccandoli sono duri, sono molto particolari. No, quello è un... del gatto. Esatto. E mi ricordo che Ambra una volta mi fece una delle sue strane cose. Trattamenti. Ora, trattamenti. Strane cose sembra. No, vabbè, ma così, vabbè, qua, no, vabbè, siete, no, marito e moglie, esatto, boh, però non veniamo a pubblicizzare in radio, no, quello che fate, le nostre pratiche. No, sono trattamenti. Mi fece una, ma anche trattamenti può essere ambiguo, energetico, trattamento energetico, esatto. Dopo qualche giorno questo affaretto in pratica mi si esplose e uscì fuori una polverina gialla, praticamente mi si svuotò. Io all'epoca ero sempre in contatto con il professor Malanga, gliene parlai e mi disse: ah, in te, con la sua cucina, ah, interessante. Perché in sostanza ci sono comunque alcuni impianti che con la nostra tecnologia non possono essere spiegati, perché sono fatti o di materiali a noi totalmente sconosciuti, certo, che una volta che vengono disattivati si disintegrano, quindi per non cadere in mani errate. Certo. Io addirittura vi racconto un'altra cosa, poi lascio la parola ad Ambra. Conoscevo un ragazzo, non avrai il tempo di parlare, conoscevo un ragazzo che lui scoprì da solo di avere questi impianti sul corpo. Un giorno si fece coraggio, è un po' matto, prese un coltello, si tagliò la carne e se lo levrò praticamente. Oddio. E uscì fuori una capsula trasparente, completamente trasparente, dove non si vedeva niente all'interno.
Questa capsula poi fu consegnata al professore e comunque era, no, non era terrestre. Eh beh, certo. Quindi ci sono tante storie. Però dice anche, la domanda era anche come ci se ne libera in modo definitivo. Esatto. Ora io presumo che lei l'abbia chiesto perché forse lei... qui magari lo spiega meglio. Ha scoperto l'impianto. Magari questa voi ha un impianto, ora mi verrebbe fare una battuta. Voi li avete avuti gratis, io per fare un impianto ho preso 1500 lo so. No, comunque ce li ha solo lui, io no. Okay. No, ora tornando serio, a parte le battute. La spiegazione te la dà lei. Lei vuole sapere, io presumo perché magari ha scoperto che aveva un impianto, come è possibile liberarsi. Allora, intanto non tutti, cioè bene prima accertarsi di della funzione che ha, perché talvolta tengono fermi, esatto, anche problemi fisici, quindi magari ti fai saltare un chip al cuore che ti teneva fermo da un problema congenito e quindi Però come si fa, ecco, spiegaci anche come si fa a capire accertarsi queste cose, perché attraverso la meditazione è possibile disattivarli. Anche lì però disattivarli, appunto, in realtà è semplicemente sufficiente mandargli un'energia, uh-huh, che sia una frequenza diversa, un po' come ho fatto io quando ho fatto, ecco, la domanda che faccio io, ti interrompo, mi devi perdonare, se qualcuno avesse bisogno di avere informazioni, cioè siete disponibili voi? Sì. Ok, certo. Quindi se volete potete chiedere a loro direttamente, a Maguerucci, esatto, 2, perché so che ogni caso è diverso, quindi va anche studiato, esatto, per sì, no che... perché dire accettarsi, perché so, fa come il tuo amico, piglio se lo leva. Esatto, no, allora, cioè quelli sono casi estremi, come ad esempio un altro amico che conosco, in famiglia avevano problemi di cuore, gli era stato impiantato un chip vicino al cuore che in pratica lo teneva in vita, se lo avesse disattivato gli sarebbe preso un infarto nel giro di pochi minuti. Ma questo è, scusami se faccio la domanda, loro sanno che tu hai un problema al cuore? E sanno ti tutto, e ti vengono, sanno tutto, cioè, sì, loro sanno tutto di tutta la popolazione mondiale? Sì, per la maggior parte di della popolazione che controllano. Quindi sì, se loro vedono che te hai un problema ti aiutano anche. Ti aiutano anche, ma ci sono casi ad esempio di persone rapite che si erano drogate o che avevano avuto incidenti, certo, stradali, che sono state prese proprio con il cucchiaino, rimessa in piedi, rimessa a nuovo. Ci sono casi di persone che hanno contratto malattie anche infettive, come ad esempio l'HIV, che sono state ripulite del sangue e sono ritornate sane. Addirittura. Cioè ci sono casi veramente incredibili e straordinari. Ma la cosa particolare è perché permettono, per dire, chi ha preso l'HIV è perché ha fatto determinati, esatto, scelte di vita, scelte di vita, eccetera, dalla droga a qualsiasi altra cosa, qualsivoglia, insomma, perché hanno prima permesso di infettarti o di ammalarti e poi ti recuperano? Dati, raccogli dati, ogni volta che fai un'esperienza crei una memoria dentro di te. Pertanto quello è un esperimento vero e proprio. Sì, a loro serve. Molte persone, ad esempio, che hanno a che fare con i parassiti, quindi sono proprio in quel caso un aggancio diretto che c'è quasi sempre, se non 24 ore, certo, su 24 poco ci manca, e utilizzano le persone per raccogliere dati proprio esperienziali, e in quel caso quindi prima ti permettono l'esperienza proprio, chiaro, perché in un certo senso se ne nutrono, anche si nutrono dell'energia che te produci nel momento in cui ad esempio ti droghi o insomma. Cioè, però la cosa buffa, vedi, l'essere umano grosso modo, ora hanno scoperto un altro scheletro datato col carbonio 14 di ben 27.000 anni, pertanto l'essere umano è qua su questa bellissima sfera celeste da 27.000 anni. Gli servono tempi così lunghi, cioè per quale motivo? A parte, vabbè, che prima non eravamo così, questo è ovvio. Però il continuare in maniera imperterrita, continuare a fare questo esperimento, cioè io non vedo l'obiettivo. Cioè, per arrivare a cosa? Sì, ibridarci, e sono d'accordo, ma se ci vogliono ibridare è perché la loro razza c'ha qualcosa che non va, evidentemente. Oppure vogliono portare un ibrido, pertanto diciamo fare un 50% umano, 50% non so, rettiliano o di Sirio o quello che vuoi te, per portarti su un altro pianeta, l'ennesimo, così roviniamo anche quello, per popolarlo, ma però non si capisce il perché. Qui entra in gioco un altro fattore molto importante,
che è un po' rende tutto un po' complicato. Il pepe aggiunto a questo piatto è che in realtà non siamo, non c'è solo una fazione che controlla, ma sono molte. E ognuna ha un suo obiettivo, e anche all'interno della stessa fazione i capi hanno obiettivi diversi rispetto a quelli che eseguono gli ordini. Quindi c'è tutta una gerarchia, ognuno dei quali ha proprio un intento e un obiettivo suo. Cioè, per esempio, quello che per adesso comanda tutto questo esperimento e che utilizza gli altri, anche di fazioni opposte, prevedendo le mosse, incanalandole nel suo progetto, che comunque quello che vuole è semplicemente attuare un piano di società che segua le sue leggi, le sue regole, perché crede che le sue leggi siano meglio quelle di quelle giuste, dell'universo. Certo. Sì. E quindi impone questo. Ma c'è una sorta di guerra allora in questo senso? Sì, c'è una sorta di guerra e anche abbastanza cruenta che va avanti da tempi immemorabili. Quindi è un'accordata, fate conto che si stima che attualmente sul nostro pianeta ci siano almeno 14 razze aliene diverse che collaborano insieme, ma si fanno anche guerra. 14. Di quelle che hanno le mani più in pasta effettivamente e che hanno mescolato anche il loro sangue con il nostro. Però ovviamente ognuna poi sta cercando di tirare acqua al suo mulino, quindi va anche in contrasto con gli obiettivi degli altri, creando ulteriori problemi all'interno delle spaccature. È un po' come la razza umana, praticamente. Ma infatti noi siamo il loro specchio. Ecco. Cioè quello che noi stiamo facendo sul nostro pianeta in realtà è lo specchio dei problemi che hanno loro. Loro. Perché quando noi facciamo guerra contro un altro stato, quando ci sono delle problematiche fra popolazioni anche differenti da un punto di vista culturale, sociale, politico, certo, geografico, eccetera, in realtà è come se lo scacchiere terrestre si proiettasse su uno scacchiere celeste. E per vedere, cioè, è sufficiente vedere anche la mitologia dei popoli. Infatti. Per vedere chiaramente quali linee si sono create, insomma, e sulla base di quello, sulla base della storia, anche rivedendo ciò che avviene nell'era moderna, si ha una chiave di lettura molto più ampia, insomma, si può vedere veramente quello che avviene ad altri livelli. Cioè, ritornando anche alla domanda che avevi fatto, cioè, tutti abbiamo visto il film Matrix. Sì. Il nostro pianeta funziona esattamente come è raccontato in Matrix. Quindi noi siamo tenuti prigionieri in questi bozzoli che producono energia per queste macchine che sopravvivono tramite la nostra energia. All'interno di questo mondo fittizio ci sono gli agenti, che sono gli arconti, certo, della nostra gnosi, che operano all'interno del sistema e che possono essere paragonati ai veri e propri alieni. Ma all'apice c'è un architetto, un demiurgo, che è quello che controlla tutta la situazione, tutte le fazioni in gioco all'interno dello scacchiere e che dalla sua stanza piena di monitor controlla tutto quanto. Il re del mondo, che a livello esoterico, a livello mitologico, è sempre la figura principe che ha vinto sul nostro pianeta e che porta avanti, certo, tutto questo progetto da migliaia e migliaia e migliaia di anni. Bene, si continua con le domande. Beh, io starei qui a ascoltarvi a ore. Comunque, sì, no, infatti anche io ero rimasto. No, dobbiamo dar tempo. No, in realtà io volevo, gli avevo già detto a Federico tempo fa, insieme a Enrico Baccherini, che è l'editore anche del Mostro di Firenze, il libro, eccetera. Cioè, volevamo organizzare un convegno dove potevamo, io parlavo di una giornata intera, perché se io dovessi chiedere solo io, cioè tutte le cose che devo chiedere, non basterebbe una giornata, però vabbè, si potrebbe organizzare. Allora, torniamo a quello che ci domando. Io ve le leggo tutte e tre, poi allora, Federica ci dice, perché, allora dov'è? Perché pensate di essere stati scelti proprio voi? Aspetta, fammele leggere tutte. Poi un'altra, Giulia da Rimini mi dice, allora, siete consapevoli quando siete rapiti di dove vi trovate? E soprattutto, che sensazione provate quando tornate nella realtà? Ecco, sono queste tre domande. Prego. Okay, fammi la prima, che me la sono già dimenticata. Siamo messi bene. Allora, Federica ci dice, perché pensano di essere scelti proprio voi? Cioè, ma in realtà per quale motivo secondo te hanno scelto? Non c'è una scelta. Allora, dobbiamo considerare... Vanno a caso loro, sì. No, non vanno nemmeno a caso. Si stima che il 20% della popolazione mondiale è regolarmente rapita da questi esseri.
e non è che vengono presi a caso, vengono presi perché hanno una particolare composizione genetica, quindi un particolare DNA, sì, che ovviamente è un pochino più alieno rispetto all'altra percentuale del mondo, certo, che ha un DNA più umano. Cioè 20%, quindi, 1.400.000. Eh sì, oggi sulla popolazione siamo quasi 7 miliardi. Siamo quasi 7 miliardi. Esatto, la restante popolazione, il restante 80%, non subisce rapimenti ma subisce interferenze, quindi magari non vengono rapiti, non subiscono queste ibridazioni, certo, anche se magari possono mescolarsi con questo restante 20% che comunque è più ibridato, e però sono quella riserva, cioè quell'80% che comunque a livello energetico producono lo stesso, quella linfa vitale per loro necessaria. Sia direttamente che indirettamente. Infatti. Ma ecco, questa linfa vitale... In cosa consiste, grosso modo? Vai, qui è materia tua. Ecco. Nelle nostre emozioni. Noi siamo un po' come una lampadina. Potremmo potenzialmente essere dei laser, quindi avere talmente tanta energia, se solo la incanalassimo, certo, per poter fare tutto quello che vogliamo. Ma in realtà quello che facciamo è che normalmente disperdiamo nei nostri meccanismi, in tutti i blocchi che abbiamo dentro e che rispondono esattamente a quella che è anche la mente collettiva, quindi quella che è la gabbia, la matrix. Quindi nutriamo effettivamente questa illusione, e la nutriamo quando quotidianamente ci lasciamo influenzare da quello che vediamo e lo interpretiamo a seconda di quelle che sono le nostre, io le chiamo tracce, certo, perché le vedo proprio come agglomerati energetici dentro di noi, e nel momento in cui queste vengono colpite produciamo energia, la buttiamo proprio fuori come esplosioni. E in queste nostre reazioni, che avvengono anche solo quando guardiamo un telegiornale, ecco che nutriamo tutto l'apparato che ci sta intorno. Potremmo paragonarle ai flami solari, visto quando, esatto, l'energia fuoriesce, esatto, al sole a fiotti, no? Sì, è allo stesso modo. Poi ci sono appunto, cioè sia il parassitaggio diretto, quindi di queste entità che spesso si insinuano all'interno dell'apparato energetico umano, e a quel punto quando emetti queste emozioni vengono come aspirate all'interno di questo cordone, così come al tempo stesso quotidianamente disperdiamo e in quel caso nutriamo la matrix e quindi l'energia, insomma l'inconscio collettivo, chiamiamolo, certo, così. E l'illusione. Ma al momento della nostra morte cosa accade? Fisica? Bella domanda. Qui veramente c'è una variabile incredibile. Perché di sì, può accadere che finiamo in uno dei paradisi che sarebbero regni sottili in mano a certe entità. Può essere che ci reincarniamo. Oppure i anche più fortunati che rimaniamo. Se ne vanno. Sì, ma questo è molto raro. Molto raro. Se ne vanno dove? Da qualche altra parte. Da qualche altra parte, a fare esperienza. Ma uscire dalla gabbia, in un altro pianeta. Dalla gabbia terrestre non è facile, perché non è soltanto una gabbia fisica, non siamo soltanto fisicamente anche energetica, certo. Ma come noi abbiamo i corpi sottili, anche la Terra ha una gigantesca gabbia magnetica che ci tiene imprigionati. L'hanno scoperta pochissimo tempo fa. Lo sapevi? No. Sì. Perché noi facciamo qua in radio anche una trasmissione, si intitola Pixel, Scienza e Tecnologia. A forza di buttare fuori dall'orbita terrestre i nostri bravi e bei satelliti, si sono resi conto, facendo tutta una serie di incroci, di ricezioni, che c'è effettivamente una vera e propria gabbia di energia che circonda il pianeta. Adesso sono io a bocca aperta, ho molto da imparare. Ma, cioè, è ben visibile, cioè, l'avevano pubblicata proprio la NASA, credo, l'hanno riprodotta graficamente per farcela ovviamente vedere, ma c'è proprio una gabbia vera e propria che circonda il pianeta. E siccome noi siamo della stessa densità, abbiamo un corpo sottile, cioè il corpo mentale di mente schematica, che è della stessa densità, ci rimbalziamo, è per noi come un muro e non ne usciamo fino a quando non indietro. Siamo purificati. Quindi il nostro destino è quello di tornare, di rincarnarci fino a quando non ne abbiamo più bisogno. Ma scusami, ma la purificazione in che senso? Ecco, tutte queste tracce, tutte queste memorie che sono dentro di noi devono praticamente essere sciolte nella coscienza collettiva. No, nostra. A nostra? Sì, un noi. Casino di per ridere.
Mi assento un secondo, sì. Continuo pure. Allora, vabbè, Daniele si è dovuto assentare un attimo perché mi sa che suona il campanello. Io continuo con le domande di quelli che ci stanno ascoltando. Allora, siete consapevoli di dove vi trovate quando siete rapiti? Allora, io ti parlo della mia esperienza quando ancora subivo i rapimenti. Il più delle volte me ne accorgevo al rapimento avvenuto, perché capitava anche che pochissimi minuti dopo che mi avevano riportato a casa mi risvegliavo completamente immobilizzato nel letto. Magari vedevo anche i buchi nelle pareti dove ero passato praticamente dall'astronave al letto della mia camera, oppure alcune notti, ad esempio, ho visto entità all'interno della mia camera che addirittura mi ricoprivano con il lenzuolo, mi riadagiavano sul letto, eccetera. Poi successivamente, ovviamente, tramite tecniche si riesce a ricostruire anche quello che è accaduto prima, quindi anche l'ipnosi ad esempio o altri tipi di tecniche possono essere utilizzate per questi scopi e per recuperare una memoria che comunque non è che ti venga cancellata, è un po' come se ti venisse occultata. Quindi quel ricordo è come se fosse rimosso, perché comunque te determinate esperienze non ti devi assolutamente ricordare, ovviamente, perché sennò ne prenderesti coscienza. Poi successivamente, andando avanti con un certo tipo di percorso, è ovvio che entri e cambi totalmente la tua visione. Molto spesso li vedi arrivare prima che ti portino via, e a quel punto iniziano le situazioni più divertenti, perché... cioè reagisci anche. Ci sono, io conoscevo ad esempio addotti che hanno avuto proprio collutazioni con questi esseri, con tanto di segni, però l'hanno presi lo stesso, perché il risultato finale è che poi ti ritrovi pieno di ematomi con qualche osso rotto, perché ovviamente con un'entità aliena alta 2 metri e più non è che puoi fare tanto, insomma. Credo proprio di no. Poi comunque hanno delle capacità molto più elevate delle nostre, se ti vogliono addormentare ti addormentano. Vabbè, certo. Però vai, no, certo. No, io stavo dicendo, allora, quando si viene io dico rapiti, non so se è il termine adatto, ma diciamo per rimanere diciamo in termini semplici, ma si viene portati nel loro mezzo e poi da un'altra parte, o si rimane comunque qui? Sembra una domanda a semplice. No, è una domanda. O si viene portati, dipende, su un altro pianeta? Dipende dal tipo di rapimento e dal tipo di razza che conduce il rapimento stesso. Il più delle volte ti portano all'interno delle loro astronavi. Qui sulla Terra. Cioè, in pratica le astronavi sono posizionate sopra le nostre città e a campione rapiscono durante un pomeriggio o la notte centinaia e centinaia di persone. Certo. Altre volte ti portano all'interno di basi sotterranee, sempre sul nostro pianeta, condivise con i nostri militari, dove oltre ai militari terrestri vedi anche gli alieni che operano insieme a loro, e che magari la maggior parte di queste basi, di queste bunker, si trovano all'interno delle montagne o sottoterra, molto spesso in luoghi molto particolari o vicino a basi militari, comunque in contesti molto unici. Altre volte, nei casi di rapimenti, quelli un po' più di un certo tipo, di un certo livello, ti portano addirittura sul loro pianeta. Allora, parliamo dello specifico. Te, cos'è successo? Sei rimasto qui o sei andato? Io sono stato un po' da tutte le parti. Sono stato sulle astronavi, sono stato nei bunker, sono stato anche su qualche pianeta. Ma è ricordanza di quello che c'è dentro? Ce lo puoi raccontare? Se vuoi. Come è fatta all'interno, cosa hai visto? Allora, quello più semplice è il bunker sotterraneo, perché se avete presente un po' i bunker della Seconda Guerra Mondiale, fatti di cemento armato, totalmente spogli, se non che hanno dei macchinari un po' avveniristici, compiute eccetera, che vengono utilizzati a rotazione da queste varie entità. Le astronavi invece sono veramente una cosa di assolutamente incredibile. Ogni razza ha il suo tipo di astronave totalmente differente, e all'interno alcune sono inspiegabili veramente da descrivere, perché sono delle tecnologie per noi talmente al di fuori della nostra concezione umana che altre invece sono abbastanza riconoscibili, perché comunque ci sono dei parametri, cioè possiamo fare dei paragoni con quello che conosciamo noi, e all'interno si trovano di tutto, dai macchinari elettronici, dai laser a questi lettini dove
ti mettono per fare gli esperimenti. Quanti sono generalmente? Quante, come, allora io sembrano domande, sono domande, cioè sono domande che io ti avrei voluto fare da tanto tempo. L'equipaggio di un'astronave, da quante persone dipende. Può essere composto? Dipende, ma guarda, ci sono alcuni tipi di astronave, come ad esempio quella degli Horus di cui parlava Ambra prima, che se te la vedi esternamente vedi un oggettino romboidale sopra casa tua che è veramente piccolo. E lì per lì, cioè, ti domandi, ma come fa questo? Non è una distanza immensa. No, perché è a pochi metri di altezza dal tetto. Sono veramente piccoli, però quando poi entri all'interno è come se si aprisse veramente un mondo dimensionale e diventano all'interno giganteschi, dove oltretutto questi esseri, se andiamo a ben vedere, alcuni di loro arrivano anche a 4 metri di altezza. Quindi cioè, c'è anche una dimensione temporale all'interno che è totalmente differente dalla nostra. Cioè è come se avessero un... c'è veramente un portale all'interno che li proietta in un mondo tutto loro, che è completamente differente dal nostro. Ma loro si muovono nello spazio come? Più o meno? Alcuni utilizzano una tecnologia paragonabile un po' ai film di Star Trek o di Guerre Stellari. Mm-hmm. Sì, ovviamente c'è la fisica quantistica di mezzo che... in genere creano dei buchi spazio-temporali, cioè riescono a distorcere lo spazio-tempo, per cui se un piano può essere paragonato al nostro universo, loro riescono a piegarlo, i due punti distanti riescono ad avvicinarli, a farli combaciare nell'arco di una frazione di secondo. Perciò loro sono anche in grado di viaggiare nel tempo, volendo. Sono anche in grado di viaggiare nel tempo. Ci sono casi di rapimenti dove le persone venivano portate in basi militari indietro nel tempo di centinaia o migliaia di anni. E il motivo? Scusami. Il motivo non si è mai capito il perché lo fanno. Forse si pensa che alcune di queste basi siano proprio posizionate in quel luogo e in quel tempo appositamente, magari per essere distanti da altre civiltà o dai nostri militari. O interferenze nostre. Per non subire interferenze o ingerenze da parte di qualcuno. È un po' come se fosse una schermatura, una sorta di protezione in più che si sono creati. L'hai seguito X-Files? Sì. Non per nulla la sigla è quella lì, quella la nostra. C'è un episodio fantastico in cui si apre un barco spazio-temporale aperto non si sa da chi, e un contadino francese del 1300, 1400, si ritrova nella nostra epoca e nessuno lo capisce parlare perché chiaramente parla il francese arcaico. Credo sia uno dei primi episodi, è la prima serie. Poi ad esempio c'è tecnologie inspiegabili. Io mi ricordo di alcuni rapimenti dove io mi ritrovavo nella mia stanza, stavo dormendo, il sogno, poi tantissimi di questi sogni che si fanno non sono sogni, perché ovviamente è un'esperienza che stai facendo e te la fanno passare come sogno. A un certo punto io esco fuori dalla porta di casa e mi ritrovo praticamente su un pianeta e vedevo il pianeta dove loro abitano e vivono, tant'è che una volta rientrata all'interno della porta mi ritrovavo in casa. Quindi utilizzano la porta come se fosse veramente un portale. E ci illustri com'è questo pianeta? Sono le piante? Sì, alcuni di questi pianeti, cioè, essendo tante razze, ovviamente ognuno di loro vive in pianeti totalmente differenti l'uno dall'altro. Ogni pianeta ha delle sue caratteristiche. Ma ogni pianeta ha una razza oppure come in noi? Genere sì, okay. E proviene anche da punti specifici dello spazio. Cioè, molti di loro sappiamo da dove vengono, da quale stella, da quale costellazione, quindi sappiamo anche dove vanno al mare fra poco o dove vanno in vacanza, cioè, sappiamo di tutto. Vengono sulla Terra, però vengono. Ho speso 15 giorni in vacanza. Pezzo di cielo sì, nelle ricostruzioni aliene abbiamo veramente dato tutti i dettagli che sono poi delle curiosità più che altro. Esatto. Però ci sono veramente università che si sono messe lì a ricostruire questi mondi, hanno visto che effettivamente funzionano. Dov'era? Di Roma? C'è l'Università di Napoli, l'Università di Roma, dove i dipartimenti di astronomia ormai da parecchi anni seguono le mie ricerche. Ogni tanto mi scrivono dicendomi: ah, abbiamo letto la sua ultima ricostruzione, l'abbiamo studiata con i miei allievi, abbiamo scoperto che effettivamente funziona. E quindi mi fa piacere. Di creatura all'interno Federico, che tipo di ricerche fai tu?
Lo sai che non lo so. Fantastico. Nel senso, io mi sono ritrovato a un certo punto del mio percorso a interessarmi di tutto e di più. Quindi, cioè, mi sono reso conto che studiando queste cose non potevo rimanere fossilizzato su una tematica specifica. Certo. Cioè, un po' come è l'errore un po' di tanti di oggi che si occupano di queste cose e non escono fuori dalla loro nicchia, che è l'ufologia. Cioè, in realtà, quando vai a studiare questo problema, c'è tutto un mondo che ha a che fare con la storia, con la mitologia, l'esoterismo di cui si parlava prima, con la spiritualità. Quindi vai, alla fine ricomponi un puzzle talmente complicato che non puoi diventare settario, ti devi allargare al mondo a 360 gradi. Certo. E scopri che tutte le tematiche, tutte le esperienze, tutte le storie, tutte le vite anche di chi si è occupato di queste cose nel passato, cioè tutto è collegato. Quindi anche il poeta di 300 anni fa in America comunque ha da dirti qualcosa che in qualche maniera poi è riconducibile anche alla tua esperienza. Perché alla fine vedi che è tutta una trama talmente fitta, talmente diramata, intricata, che quando ti metti lì e incominci a fare le tue ricerche, io mi sono spesso ritrovato, partendo dalla mia esperienza, quindi incominciando a studiare la razza che mi aveva rapito, poi mi sono dovuto occupare di astronomia, di mitologia, di storia. Cioè, ho dovuto mettere in campo tutta una serie di temi, discipline e di cose che ancora oggi mi continuano a stupirmi. Sono correlate, ma è enorme il tempo. È enorme, forse una vita, non due, tre, quattro non basteranno, perché è vastissimo, ecco, il cosa campo di azione. Che io ogni tanto mi sono sempre interessato, ora fra radioattività eccetera, non radioattività che è una cosa brutta, la radioattività, fra radio e attività, ho mollato un attimino, però continuo a seguire l'ufologia eccetera e non riesco a capire, cioè, se i nostri militari, cioè terrestri, va bene, sono al corrente dell'esistenza di queste popolazioni extraterrestri, cosa cappero spendono miliardi di dollari o di yen, e poi ti dico perché lo yen, per fare Arecibo, ovvero il SETI, oppure ora in Cina ne hanno fatto un radiotelescopio che il è il più grande del mondo. Il più grande del mondo, hanno spostato le, intanto in Cina non fanno discorsi, te sei lì, rompi le scatole, ti prendono di peso e hanno spostato fuori, credo 20 o 30 villaggi e paesi, perché non solo hanno fatto questo enorme radiotelescopio, ma hanno fatto anche una sorta di cintura, non di sicurezza, ma anti-interferenze, cioè non ci deve essere nessun segnale cellulare, nessun segnale radio, non ci deve essere niente. Perché spendono, se sanno, perché fanno queste cose qua? Cioè, che senso ha? Rispondo io? Ti faccio un esempio. Vi ricordate parecchi anni fa, quando in Francia c'era ancora il presidente Chirac, che sì, rivolle rifare gli esperimenti atomici dopo tanti anni? Sì. E lì si scatenò un putiferio, no, certo, basta con gli esperimenti atomici, facciamola finita. Lui andò dritto per la sua strada, prese questo atollo di Mururoa, dove già negli, esatto, anni 60 ne avevano fatti a bizzeffe, e ci fece esplodere tutta una serie di bombe. Poi si scopre a fine esperimenti che c'è ancora una pista di atterraggio in mezzo a questi atolli, che è veramente paragonabile all'aeroporto di Pisa, tanto per intenderci. Pertanto le piste d'aeroporto internazionale. Infatti, cioè in mezzo al Pacifico, in un atollo che è veramente piccolino. Certo. E oltretutto questo atollo, tra l'altro, è di origine vulcanica, quindi uno si dovrebbe domandare, ma con tutte queste bombe che sono esplose, cioè sto vulcano non si è mai svegliato? Ma cosa c'è lì sotto? Attenti, vengono a dire che fanno esperimenti atomici, ma poi effettivamente qual è il risultato che hanno voluto ma ottenere? La botta c'è, perché viene registrata la botta dai sismologi. C'è, infatti, però è quello che ci sta dietro, cioè nel senso, fanno i radiotelescopi giganteschi, fanno le missioni nello spazio, quello che ti vengono a dire è la punta dell'iceberg. Poi ovviamente tutte queste cose vengono utilizzate anche per ben altri scopi, che ovviamente alla popolazione tutte queste informazioni non arriveranno mai. Cioè, stiamo facendo una guerra a loro? No, no, in alcuni casi sono state fatte anche delle guerre contro di loro. Ci sono ad esempio degli episodi, uno mi pare avvenne alla fine degli anni 40, intorno agli anni 50, mi pare era da poco finita la guerra, a Los Angeles una sera arrivarono degli oggetti
dall'oceano, gli americani risposero con la controerra, la famosa battaglia di Los Angeles. Sì, sì, questo lo ricordo. Esatto, sì. Dove ancora oggi non si capisce bene cosa sia successo. In pratica questi americani cominciarono a bombardare degli oggetti non identificati che stavano arrivando da chissà dove. Ma se questa è una tecnologia così avanzata... Che bombardi. Gli hanno fatto il solletico. Gli hanno fatto solamente il solletico. Però è ovvio che è un po' come... Cioè, noi siamo dei topini contro dei giganti. Esatto. Quindi magari stiamo cercando di fare qualcosa, alcuni dei nostri potenti magari stanno anche cercando in qualche maniera di contrastarli. Di liberarsi, fra virgolette. Ma nemmeno di liberarsi, perché poi anche lì bisogna vedere un po' a che livelli sono arrivate anche le collaborazioni. Considerate che da... un po' prima, ma dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè, il livello di tecnologia che abbiamo raggiunto è talmente sproporzionato alla normale evoluzione umana che non è totalmente spiegabile da un punto di vista scientifico. Lo vuole in qua, però l'hai spento, ok, grazie. Non è spiegabile da un punto di vista scientifico, quindi è ovvio che a più riprese, a più livelli... sono state date delle informazioni, delle tecnologie che anche i nostri potenti poi hanno utilizzato per determinati scopi. Poi c'è anche un altro discorso, che un tempo c'era il Colosseo, poi c'era la religione, poi quelli che fuoriescono, che si stancano da questi giochi, in qualche modo devono essere distratti. E quindi gli dai un pochino di informazione. Infatti. Per tenerli buoni. La famosa distrazione di massa. Esatto. E quindi anche quella non è una scusa da sottovalutare. L'aumento degli avvistamenti in questi anni, che è sempre più... è sempre maggiore, ma perché va di pari passo con la presa di coscienza delle persone. Più persone prendono coscienza, più persone riescono a vederli. Ma perché secondo voi loro non si mostrano chiaramente? Cioè si mostrano chiaramente a voi, al 20% della popolazione mondiale, giusto? Chiaramente no, perché considera che la maggior parte di questi addotti per il resto della loro vita non si ricorderanno assolutamente di nulla, se non però di un sogno strano. Te ti ricordi però. Perché ci sono poi alcuni di loro, come posso essere stato io, altri che a un certo punto li scatta la lampadina. Nel mio caso comunque puntualizzo, perché visto che arrivano le domande che... parlano al plurale. Al plurale, in realtà l'addotto è lui. Io sono una testimone. No, a me mi viene scritto anche per Ambra, io la faccio anche a te. Poi, sì, ovviamente. Sì, sì. In generale, certo. Poi. No, diciamo, io più che altro mi sono trovata a vedere, ma questo è il frutto del diciamo del lavoro che ho fatto nella mia vita passata. Quindi io appunto ricordo tutte le mie vite precedenti. Ho lavorato su quello che è il mio inconscio, portando a compimento un processo interiore che mi ha permesso di rinascere sia ricordando che vedendo. E il risultato è che non riescono a bloccarmi. Ecco perché quando per esempio arrivano per rapire questo ragazzo all'asilo, questo bambino, riescono, cioè bloccano tutti, io invece rimango sveglia e mi guardo intorno e dico, come mai? Il bloccare tutti, cioè fermano il tempo. Sì, praticamente sì, ma lo fanno attraverso quella che è la mente, attraverso quello che è l'inconscio, quindi mandando un impulso al nostro cervello. Evidentemente su di me, per il lavoro, per il tipo di lavoro che ho fatto, non ha presa, e quindi per questo che li vedo. Esiste l'età tra di loro? Esiste? L'età. Noi vabbè. Cioè non invecchiamo. Loro lo fanno. Considera alcuni di loro, da quello che sappiamo, riescono a vivere anche 40, 50, 60 mila anni, se non di più, con lo stesso corpo. Il tempo comunque è molto soggettivo. Però il tempo è soggettivo, perché noi ovviamente calcoliamo con i tempi nostri terrestri che conosciamo. Vabbè, si può fare il classico paragone dell'essere umano col cane. Cioè ogni nostro anno sono sette del cane, esatto. Pertanto la vita del cane si svolge in 14, 15, poi c'è qualche rarissimo caso, 20 anni, però in realtà ne hanno 150. Infatti. E siamo sullo stesso pianeta, immaginiamo, esatto. Che sono pianeti dove comunque l'orbita attorno alla stella è molto più ampia rispetto alla nostra, oppure molto più veloce, quindi si parla veramente di qualcosa che è estremamente soggettivo. Certo. Ma se andiamo a vedere anche ad esempio nei testi antichi, quando ti raccontavano che un giorno del dio Y corrisponde a 1000 anni terrestri, o il del dio X corrisponde... Vabbè, anche sulla Terra si parla di... oh mio Dio!
i giorni di Brahma, per esempio, nella mitologia. No, sul cristianesimo, anzi sul Vecchio Testamento, che si parla di non mi ricordo quello che fece l'ultimo figlio a 870 anni, o roba simile. Sì, cioè anche lì i primi abitanti della terra che si racconta nella Bibbia vivevano anche quasi 1000 anni. Esatto. I primi uomini, anzi, creati. Facendo un salto di lato, ti racconto quello che il dottor Boncompagni, è un cardiologo famoso, eccetera, parlando del più e del meno, lui disse: il nostro cuore, va bene, se non ci fosse l'invecchiamento, potrebbe pompare tranquillamente per 1000 anni, se non ci fosse poi la nostra l'ossidazione, sì. Capito? E anche secondo lui, parlando sempre del più e del meno, mi diceva: non si riesce a capire il perché dell'ossidazione, da quando è arrivata, perché appunto, se te vai a leggere nel Vecchio Testamento, eccetera, gli esseri umani campavano a dir poco poco 800, 900, 1000 anni. Poi a un certo punto è subentrato, è successo qualcosa per cui progressivamente l'età si è ridotta, poi sono venute fuori le carestie, le malattie, le varie pesti. Se pensiamo che fine a metà del 1800 la vita media era al massimo 50 anni, esatto. Fra i 40 e i 50 anni, perché poi ci si ammalava e ciao, come si dice. Capito? C'erano le cure, ci sono non le... c'era le cure, c'era una aspettativa di vita molto poi, diversa. Non, esatto. Non c'era l'igiene, non c'era, c'era tutta una serie di problematiche. Pertanto, appunto, mi diceva appunto, senza la chiamano tecnicamente ossidazione del fisico, non, noi camperemmo, per come siamo fatti, 1000 anni. Ora, 1000 anni a lavorare, insomma, a me mi girerebbero anche le scatole. Ma insomma, non si fa sentire, perché sennò Renzi ci fa andare a pensione. L'età pensionabile a 100-150 anni. La soluzione ai problemi. Allora, io volevo dire una cosa. Sapete che io, non lo sapete, ve lo dico in anteprima, qualcuno lo sa. Io sto facendo un reportage sul caso Amicizia V56. Ah, no. Ho intervistato anche un testimone che non vuole ovviamente essere nominato, quindi non faremo nomi, il quale mi ha raccontato, un testimone oculare, una persona di una certa età, ormai voi lo conoscete il caso, sì. Voi lo conoscete? Sì, 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 no? Allora, V56 è raccontato dall'ingegnere Stefano Breccia, sono andato a vedere qui perché non mi ricordavo il nome dell'ingegnere, l'ingegnere racconta appunto, io tanto ho intervistato un testimone, che un gruppo a Pescara, nell'Abruzzo, un gruppo di alieni che sono stati anche fotografati. Ora, però, poi c'è una fotografia dove comunque alcuni dicono sia il figliolo di Samma Ciccia, che è morto, buon'anima, quello è il figliolo, c'è stato un po', diciamo, di casino. Qua raccontano, e vado anche alla domanda che voleva fare il nostro amico che ci ha raggiunto da poco. Praticamente loro racconto, questo mi ha raccontato, trovate anche su internet, diciamo, il racconto, io l'ho vissuto, ce l'ho registrato in telecamera, nascosto ovviamente il viso, dove lui dice che praticamente loro ogni giorno portavano un camion, sì, di frutta, verdura, acqua, beni di prima necessità. Certo. Ma come? Ma non è che pigliavano e lo scaricavano, perché si racconta che questo, diciamo, questo gruppo di alieni avesse, credo ci sia tuttora, una base sotterranea nell'Adriatico, sì, sì, che è gigantesca, alta tipo 3 km, alta e lunga non, tipo 600. E praticamente non è che veniva scaricata roba, loro lasciavano il camion lì, e ti ripeto, me lo ha detto proprio uno che ha vissuto la cosa. Testimone oculare. E la roba dentro il camion spariva, un teletrasporto. E questa è la domanda, penso che volesse fare anche lui, se utilizzano questo tipo di metodi per potersi anche spostare loro, esatto, piuttosto che spostare, esatto, roba, eccetera, eccetera. Allora, primo, la domanda è questa, se esiste, se loro utilizzano questo tipo di metodologia per il trasporto. Poi cosa ne pensate del caso Amicizia 56? Potrebbero essere gli stessi alieni che è successo dal 56 mi sembra fino a poco tempo fa, finché non è morto Breccia, perché poi Breccia ha fatto anche una conferenza in inglese che si
che è un inglese scolastico, si capisce bene, preso anche sottotitoli, dove lui spiega, far vedere le fotografie che ha fatto, astronavi, certo, fotografate, non scie, astronavi, no, no, alieni fotografati. Cosa ne pensate di questa cosa? Se, se possono essere sempre loro quelli che si sono messi anche in contatto con voi, e se si può utilizzare il teletrasporto? Questa è la mia domanda. Io te. Spero sia stato chiaro. Metà e metà. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo di questa tecnologia per trasportare gli oggetti, sì, lo fanno. È normale. Per loro è assolutamente. È un po' come avete presente il teletrasporto di Star Trek. Sì, uguale. Loro a livelli molto più avanzati, più evoluti anche in massa. Insomma. Lo fanno anche addirittura con gli impianti, per esempio. Cioè, queste sono tecnologie quasi basilari per loro, perché addirittura molto spesso. Non i grigi, ma razze un po' più evolute, un po' più sofisticate, lo fanno anche a livello medico. Cioè, ci sono racconti, testimonianze di persone che raccontano appunto che gli puntavano questa macchinetta addosso, selezionavano qualcosa, per esempio l'impianto, e veniva rimaterializzato all'interno, per esempio sul tavolo, oppure insomma, istantaneamente. Istantaneamente, quindi sono sicuramente tecnologie che utilizzano, niente di speciale, penso abbiano anche cose molto più sofisticate. Pensate ad esempio Salvador Freixedo, che è un autore spagnolo che io ho pubblicato di recente in Italia, che lui ha 93 anni e una vita intera che si occupa di queste cose, ha scritto tantissimi libri che io come editore sto proponendo qua. Lui addirittura viene a raccontare che ci sono casi in alcune parti del mondo dove sparivano intere foreste teletrasportate via su queste astronavi e che poi ricomparivano sulla Terra, e si andava a manifestare il fenomeno della foresta che respira. Cioè, in pratica, quando loro teletrasportano la foresta, siccome le radici sono state ovviamente staccate dal terreno, quindi queste foreste che respirano e si muovono, ma su centinaia e centinaia di metri o decine di chilometri. Se non mi sbaglio, la tribù indiana degli Anunnaki, e quella sparì in toto. Sì, cioè, ma oggi c'era. Ma ad esempio, la gente li ha trovati, un altro dei casi. Non c'era nessuno. Anche le case, niente. No, era rimasto tutto intatto. Tutto. Sì, sì. Ma ad esempio, intatto. Anche uno dei casi storici più famosi è la scomparsa dei Maya. 500-600 anni fa, cioè, hanno ritrovato questi villaggi Maya dove in pratica hanno abbandonato le cose lì mentre stavano facendo da mangiare, apparecchiate, questi totalmente scomparsi nel nulla. Ma gli Anunnaki uguale? Ma anche in altre parti del mondo, in Africa, in Asia, eccetera. Credo qualche cowboy dell'epoca, che erano amici di questa tribù che non era pacifica. Perciò c'era chi andava a trovarli giornalmente o per scambi di frutta, cosa facevano all'epoca. Il giorno dopo, quando sono arrivati, hanno trovato i tepi tutto per venire a posto, il mangiare pronto, uguale. Il fuoco che si stava spengendo perché stava lasciato acceso e non c'era più nessuno. Un'intera tribù, uomini, donne, vecchi e bambini, spariti nel nulla. Nel nulla. Perché dice, anche se sono scappati, dove sono andati? C'era una pianura enorme, anche a non volere, a cavallo, questi erano la metà, erano a piedi, li avresti raggiunti. Totalmente scomparsi. Poi c'era sul caso dei V-56, cosa ne pensavo? Cosa ne pensavo? Sì, però c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente, ora ve la faccio se me ne scordo, poi ne parliamo tutti insieme. Il fatto di farsi portare frutta, verdura, acqua, eccetera, eccetera, può essere correlato al fatto che con loro ci fossero state degli umani? Sì, molto probabile. O come cosa. Perché loro si nutrono di questa cosa? Perché da quanto so io, loro non si nutrono di roba di vegetali. No, cioè. Questa è una giusta osservazione. Però se ne facevano portare a quintali. Esatto, questo fa pensare che comunque avessero degli umani all'interno delle loro basi o degli ibridi, insomma, all'interno delle basi delle astronavi, che dovevano nutrire, e quindi si facevano portare questi. Ma dovevano averne tanti, perché loro si facevano portare camionate giornaliere, abbastanza. Così raccontano. Ecco, ora mi hai messo la pulce nell'orecchio, ma cosa mangiano?
La maggior parte non mangia nulla, cioè mangiano energia. Semplicemente energia. Molti di loro sono quasi più macchine biologiche, cloni, cioè sono corpi artificiali. È vero che parlano col pensiero? La maggior parte comunicano a livello telepatico, quindi non, e raramente senti se la loro voce. Se lì con loro non sentiresti niente. Non sentiresti nulla, loro, sentiresti loro comunica... uno scambio a livello mentale. Perché quello sentite. Sì, sì, sentite, che poi oltretutto cioè, quando, a livello mentale li senti parlare in italiano, cioè nella tua lingua. Certo. Quindi ma perché in realtà loro mandano degli impulsi, poi è il nostro, la nostra mente che traduce in base ai dati il, che il pensiero è universale, cioè sono impulsi elettrici, infatti. Pertanto infatti. Cioè, ti mando una serie di impulsi per dirti una cosa e il tuo cervello e poi te li riporta nella lingua in cui parli correntemente. Quindi, se sono in Arabia, lo sentono in arabo. Esatto. E infatti, anche questa è una delle grandi risposte, no? Che molto spesso dicono: come mai questi alieni parlano con tutti nella loro lingua? No? In realtà, loro mandano impulsi, certo. Poi siamo noi a tradurre. Vabbè. Cosa ne pensi di Amicizia con 56? Sul caso Amicizia, mi sono fatto sinceramente parecchi dubbi. Anche se dalla maggior parte della documentazione che è uscito fuori ci sono tantissime informazioni che poi si sono andate anche a integrare con le mie ricerche. La cosa interessante è che loro sostenevano di essere venuti qui per portare un cambiamento, comunque per portare un risveglio. Infatti non solamente in Italia si manifestò questo fenomeno, ma anche in altre parti nel mondo, e che in sostanza, secondo la loro idea, doveva iniziare un risveglio che poi mano a mano sarebbe diventato globale. Però poi sono intervenuti quelli che loro identificavano con i contrari, che a quanto pare sembrano un po' quelle fazioni avverse di cui si parlava prima, che conducono questi rapimenti, e li hanno talmente messi in crisi, insomma li hanno fatto sloggiare anche da parecchie di queste basi. Infatti, se vi ricordate, verso la fine degli anni 70 nel mare Adriatico si racconta che ci furono improvvisi piccoli tsunami, ci furono avvistamenti all'interno del mare Adriatico, specie davanti Pescara, terremoti che con epicentro sempre in quelle zone. Tant'è che si racconta da alcuni di questi testimoni che in sostanza vennero invasi da questi contrari e li scacciarono, conducendo una vera e propria guerra. Quindi il fenomeno, poi loro stessi a un certo punto raccontano che ce ne siamo andati perché qui è difficile poter fare qualcosa, certo. E scardinare un po' questa situazione. Ma per risveglio cosa intendevano? Loro in pratica volevano portare un messaggio di speranza e di cambiamento all'interno della nostra gabbia, di cui si parlava anche all'inizio, in modo da far prendere coscienza all'intera popolazione di questo problema, evidentemente, certo. E proiettarli verso una nuova visione sia della Terra stessa ma anche del cosmo. Questo risponde anche all'altra domanda, che quindi in teoria non dovrebbero essere gli stessi che fanno i rapimenti. No, in sono teoria altri. No. Ah, un'altra popolazione? Sì, un'altra. Sì, ma loro stessi stando... infatti identificavano loro, tra virgolette, come i buoni e gli altri come cattivi che rapivano, che comunque facevano cose da loro definite aberranti che non condividevano. Ecco. No, perché loro raccontano, il testimone che ho intervistato racconta che loro passavano delle giornate insieme agli alieni, sì. Andavano sulla, cioè, sembrano barzellette, in realtà lui me l'ha detto, era molto serio, lui e la moglie, che loro lo andavano sulla spiaggia, ci giocavano a carte, cioè sì, era sì, proprio un rapporto come mi ricordo anche degli amici, umano. E infatti sì, si chiama amicizia proprio per qualcosa. Questo sì. Perché se tu lo sai, c'è anche una registrazione che io poi una volta ho preso anche dei vaffanculo, perché ho fatto la battuta, ma l'avevo fatta tanto per sdrammatizzare. Si sente questa voce e io ho detto: Madonna, ma sembra Oreste Lionello, ma in realtà assomiglia a Oreste. Però invece chi ha fatto la registrazione dice con assoluta certezza che era un alieno che parlava, ma aveva una voce tipo, parlava molto bene italiano con accento tedesco, ma dice loro avevano accento tedesco perché quando sono scesi giù era durante la seconda guerra mondiale, c'era l'invasione dei tedeschi, loro erano convinti che i tedeschi fossero gli abitanti diciamo di Pescara, va bene, e allora hanno preso l'accento tedesco, dei tedeschi che parlavano italiano, certo. Infatti si sente, se vuoi andare a cercare su YouTube, registrazione alieno Amicizia 56, sì, c'è l'accento tedesco,
Io ho detto, per me Oreste Leonardo. Sì, ma infatti queste sono una di quelle stranezze di cui si ammanta un po' tutto il caso. Raccontavano appunto, loro sono scesi giù, c'erano i tedeschi, hanno preso, convinti che fosse, diciamo, la parlata del luogo, e loro hanno cominciato a parlare quel, diciamo, l'italiano modificato un po' col classico accento tedesco. Quindi sì. Racconta quello. Io sul fatto che abbiano fatto la registrazione, dico la verità, non ci credo poi molto. Poi sono aperto a tutto, cioè nel senso, la mia parola contro la vostra, contro quella di Daniele, cioè ognuno è libero di pensare quello che vuole. Certo. Tante cose, secondo me, si torna al fatto prima che la loro tecnologia sicuramente è anni luce avanti rispetto alla nostra, e quindi siamo paragonati, come dicevi appunto giustamente te, a noi che facciamo l'esperimento di Topolini. Esatto. Quindi alla fin fine, se lo fanno, lo fanno perché secondo me o vogliono passare, perché cosa devono, cioè una razza che è talmente avanti con la, cioè, stiamo parlando che a livello basicale c'è il teletrasporto, noi non sappiamo neanche cos'è, cioè lo sappiamo perché abbiamo incominciato adesso a sperimentare cose con la particella. Per sì, loro se è basicale, figuriamoci, cioè, cosa devono studiare su di noi? Come può essere, cioè, se loro prendono le nostre sembianze, sono uguali a noi, solo alcune persone se ne possono accorgere, alla fine la domanda che uno si fa sempre, cioè, ma cosa devono imparare? È come se io vado a chiedere cose particolari a un bambino di 3 anni, cosa mi può insegnare, per quanto bella e pura sia la sua intelligenza, che deve ancora svilupparsi? Stessa cosa. Più che altro sono i meccanismi, molto spesso ci sono studiosi che sono curiosi di quelli che sono i meccanismi umani, come funzioniamo fuori e dentro, e quindi ecco che è un po' come la persona che va a studiare il comportamento dei lupi. Certo. O il comportamento degli orsi. Certo. In realtà è proprio una questione molto spesso di vedere quali sono i meccanismi basilari, quindi il funzionamento istintivo, il funzionamento certo, emozionale, il funzionamento mentale di questa splendido umano, che comunque qualcosa di meraviglioso, ma proprio perché si modella e cresce nel tempo anche in base a quello che è la cosa che mi sovviene in mente. Se ci hanno creato loro, sapranno come siamo fatti. Io, cioè, io dire, sono convinto, perfettamente, noi siamo una cellula. A livello basilare, cioè a livello di costruzione, sì, diciamo, però è divertente anche vedere come l'uomo si adatta a quello che è l'ambiente, a quella che è la società, ai cambiamenti. Cioè, per esempio, il nostro funzionamento di 5.000 anni fa non è uguale a quello di oggi. Certo. Le esperienze, lo sviluppo delle relazioni umane, molto spesso sono interessati anche proprio alle relazioni, che è un po' la stessa cosa che studiamo noi anche negli animali. Vabbè, certo. Ad esempio, c'è il racconto di un addotto che conosco, e a un certo punto lui si svegliava anche durante i rapimenti sulle astronavi e quindi ci comunicava direttamente, e gli chiese, ma gli fece una di queste vostre domande: ma perché siete interessati a noi? E lui gli rispose: un tempo noi provavamo emozioni, a un certo punto abbiamo smesso di provarle, e tramite voi riusciamo a recuperarle, cioè riusciamo a essere umani anche noi in un certo senso, cosa che ormai, cioè, vogliono non siamo, provare ciò che proviamo, esatto, noi adesso. Anche perché qui si entra un discorso veramente interessante, cioè molte di queste civiltà, che comunque alcune di loro sono più evolute di noi, se non di migliaia, se non di milioni di anni, si sono talmente appiattite, avvitate su se stesse, che sono diventate praticamente artificiali. Perciò quindi non c'è più l'arrabbiatura, non c'è più l'emozione, felicità, non c'è l'amore, il pianto, l'amore, appunto, certo, non c'è nemmeno più la condivisione, la sessualità, perché si riproducono no. La maggior parte di loro, no. E oltretutto le emozioni, ricordiamocelo, cioè sono sostanze chimiche, effettivamente. Infatti. Sì, feromoni, quindi, certo. Comunque è un po' come una droga per loro. Per loro è esattamente una droga. Beh, certo, la paura ti fa venire fuori l'adrenalina, il sesso, feromoni, eccetera. Perciò, insomma, a livello ormonale. Molto divertente fu una serie, a un certo punto, Torchwood. Ah, sì. C'è una miniserie, insomma, una delle stagioni, fatta proprio molto carina, parla dei rapimenti, lì dei bambini, cioè parla proprio dei bambini, e dice che arriva questa razza a un certo punto e chiede di avere dei bambini, altrimenti prendono tutti i bambini della Terra, quindi dice: meglio che ci date il 10%.
E quindi, insomma, il panico poi è tutta strutturata comunque, no? Un po', quindi a vedere le reazioni dei politici, certo, che si rinchiudono, dicono ok, 10% levati i nostri figli, 10% degli altri, simpatici, come tutta, sempre. Prendete gli operai, queste dinamiche, certo, queste dinamiche umane, dove li prendiamo? Ma dalle scuole meno buone, perlomeno, insomma, così dice, ce li leviamo di torno. Comunque, al di là di questo, poi si scopre, cioè, ma perché volete i bambini? E si scopre che la fine che fanno questi bambini? Che, cioè, diventano una sorta di droga. Cioè, gli tolgono tutte le emozioni. Non è così drastico, in realtà, quello che fanno. Però, praticamente, sì, praticamente è così. Cioè, quello che fanno è proprio prelevare l'energia emozionale nostra, perché per loro è effettivamente come una droga. Cioè, in quel caso spacciavano i bambini, c'era proprio una droga. E questo è un po'... allucinante. Sì, perché effettivamente in realtà, anche se lì è molto accentuata, vabbè, certo, ovviamente deve essere plateale, sennò, vabbè, chi lo guarda. Chi lo guarda, chiaramente. Però in realtà è proprio così. Tra l'altro Ambra ha risposto anche a una domanda che volevo fare io, perché sappiamo bene, la storia ci insegna, anche sui geroglifici si vedono persone che guardano in alto, ci sono degli oggetti che sono riconducibili anche, diciamo, agli extraterrestri. Quindi io presumo che siano migliaia di anni che loro ci studiano, e volevo appunto dire, ma non hanno capito ancora nulla dopo tanti anni? Non è una domanda ridicola, ma giustamente tu mi hai detto vabbè, loro poi con l'andare del tempo il comportamento umano, le relazioni, diciamo, migliorano, peggiorano a seconda dei casi, e quindi sono sempre cose nuove da scoprire. Ecco perché probabilmente loro stanno continuando a studiare. Però c'è anche un altro fattore: noi stiamo spiegando tutto questo con il nostro tempo, che per noi sembra enorme, cioè per noi 10-20 mila anni sembrano tantissimi, per loro magari sono 2 anni, sì, quindi, certo, per loro il lavoro che stanno facendo magari è passato pochissimo tempo, 6 mesi, un anno, infatti per noi sono passati migliaia, cioè hanno una percezione del tempo completamente diversa, quindi tutto quello che è passato sul nostro pianeta in un arco di tempo per noi è enorme, in realtà, certo, per loro è solamente un minuscolo di tutto quello. Come osservare una coltura di batteri in vitro, sì, praticamente. Sì. Cioè, è come lo scienziato che coltiva i topolini vivono pochi mesi. Esatto. E li ricambiano con altri topolini, quindi alla fine sono passati milioni di topolini. Cioè, per loro, esatto, una persona che vive e muore è un giorno. Appunto, sì. Quindi è indifferente per loro tutto quello che accade, quindi hanno bisogno anche di tanti topolini per essere continuamente. Allora, io volevo fare, questa è la mia ultima domanda, almeno per me, poi se ci sono altri argomenti possiamo, certo, trovare senza problemi. Se qualcuno pensa di essere stato rapito, secondo voi qual è il comportamento da tenere? Si devono spaventare? Devono effettuare un determinato percorso? No, te lo dico perché a me non è successo, però mai dire mai alla vita, per chi... no, nel senso, non te ridi, ma io ci rido, ma perché comunque è già passato. No, però magari, come hai detto te, sull'intera popolazione mondiale, che non so quante sono, le quasi 7 miliardi siamo, 7 miliardi, il 20% comincia a essere un bel numeretto, un miliardo e 400 mila, ecco, quindi non è che a voglia ce ne sono di casi, no? Poi qualcuno può aver ingrandito, qualcuno, il discorso, esatto, diceva poi, offline, no? Cosa deve fare uno se si accorge comunque, anzi, allora, okay, aspetta, scusami, ti chiedo perdono, cosa deve fare, oppure rispondete a tutti e due per favore, quali sono i sintomi che si possono, diciamo, che si uno per capire, che si possono riconoscere, che possono riconoscere per capire che eventualmente uno sta vivendo un'esperienza da adotto, che poi Ambra diceva che anche la nonna, quindi è una cosa che viene comunque tramandata, esatto, c'è una discendenza anche a livello familiare, in genere da parte di madre questo accade, cioè quindi nella linea materna c'è questa cosa che si tramanda di generazione in generazione, quindi se la figlia è adotta lo sarà stata anche la madre, certo, la nonna, a volte il padre, insomma dipende dalle combinazioni. I sintomi, e poi lascio la parola a lei per quanto riguarda il percorso, i sintomi possono essere tanti, in genere le persone ad esempio che mi contattano così improvvisamente perché hanno visto un video o hanno visto me, certo, o piuttosto un altro eccetera, c'è sempre qualcosa che gli fa accendere la lampadina e gli viene il tarlo del dubbio, per cui hanno questa fame, questa necessità vorace di informazioni, di sapere. Di sapere.
I sintomi sono tanti, può essere il sogno strano di cui si parlava prima. Nel tuo caso ci sono stati anche sintomi fisici. O sintomi fisici, perché magari ti ritrovi sul corpo dei segni che la sera prima non avevi, dei tagli, delle ferite che non hanno prodotto né sangue né nulla, non hai macchiato il letto, non hai macchiato il pigiama, i vestiti, eccetera, e comunque non sai da come te li sei procurati. Hai il classico taglietto e in punti particolari del corpo, a volte sono anche dei segni anche proprio geometrici. Io mi ricordo una mattina mi sveglio e avevo sul piede sinistro in pratica tanti puntini che formavano due numeri, che se li vedevi da una parte sembrava un 61 e se lo giravi sembrava un 16. Insomma, due domande incominci a fartele, certo, perché ti ritrovi dei segni veramente particolari sul corpo. Cioè, dove lo avevi questo? Sul piede, proprio piede, sulla pianta. O era una zanzara rincoglionita, che si era messa a fare i numeri, appunto, o altrimenti i numeri dell'otto. Infatti, cioè, sembravano quei numeri, ora quando negli obitori si mettono i cartellini. Oh, mamma. Qui sembrava che mi avessero proprio fatto un marchietto sul piede con questo numero. Ma però nel libro, se non sbaglio, io l'ho letto, no? Sì. Dici che anche non riusciva a dimagrire. Io ad esempio è dall'età di 12-13 anni ancora oggi che peso sui 46-47 kg, non calo ragazzi, e non cresco. Io ce l'ho davanti e poi confermare. E posso confermare. Io ho una discheta confronto a me è un fuscello, vabbè. Però è veramente magro, sì, cioè, sta bene, cioè nel senso, sto bene, stai benissimo, cioè infatti, hai fatto esami. Alcuni mi hanno detto ma sei anoressico? No, io mangio tranquillamente, o faccio qualsiasi cosa. Hai cenato stasera? Sì abbiamo mangiato insieme, testimone anche lei. No ma ci vediamo, non ti sto dicendo ho un moto di invidia. Tante donne ti invideranno, perché se io ma perdo un chilo, invece appunto, te mangi, ma poi come te mangi anche tanto? Io respiro in grasso. Abbastanza, vabbè. A periodi, ma a volte mangio veramente tanto e non prendo nemmeno un etto, c'è cioè niente. Ma sì, ma cose veramente incredibile. Ma questo è un segno, secondo te? Fare in domanda. Alcuni casi sì, può essere un segno, perché alcuni tratti fisici sono proprio caratteristici. Io quando ho visto la foto, la prima volta, la tua foto, ero convinto che tu non fossi un umano, ma non te lo sto dicendo con tutta serenità. Cioè, io vedi la foto, disse al mio amico Alberto, quello che dovevamo venire a intervistarti a casa, dice, guarda, hai visto la foto di questo tizio? È inquietante. Cioè, sembra, lui mi ha detto, ma lui è un alieno, non è possibile che sia una persona normale. Ha detto, guarda, io ci ho anche parlato su Facebook, confermo qui davanti che è una persona normalissima. Ma non sai quante persone incontriamo e mi dico, ma te non sei umano, ma te proprio sei alieno. Allora, ora così è un po' esagerato, vabbè, nel certo. Senso, Daniele conferma che è una persona normalissima. Cioè, allora, ci è venuto a trovare in studio il nostro amico Omid, okay, buonasera, Omid, detto anche mago alieno. Voleva fare una domanda, vai. Buonasera a tutti. Non ti sente, guarda se è spento il mio... No, guarda se hai spento il microfono a quell'interno. No, c'è l'interruttore, tira su. Eccoci, sì, buonasera a tutti. Ora penso che si sente, no? Sì. Buonasera adesso a tutti. Volevo fare una domanda da Federico, perché chiaramente conosce meglio di noi. La prima domanda, perché la storia come viene scritta, diciamo, nei libri di ufologia, con l'evento di Roosevelt nel deserto di Nevada, quando trovarono elemento 112, io ti chiedo che te veramente hai la credenza, ma te conosci Robert Lazar e quell'evento che facevano nell'area 51 o no? No, io non lo conosco, tutto quello che so ovviamente sono documentazioni riportate. Sì, chiaro, ma io ti spiego perché io ho letto tantissimi libri che parlavano di questo fenomeno, che praticamente Robert Lazar era uno scienziato che lavorava per i dischi volanti e nel deserto dove c'è stato l'evento, diciamo, di Roswell nel 54, sì, nel 51, sì, 51. Nell'area 51, no, era 51, quando 54. C'era il presidente 54. Roosevelt degli Stati Uniti, praticamente trovarono un elemento che non si trova sul nostro pianeta e questo elemento sembrava tipo un alluminio molto brillante, sì. Ma questi ricercatori non riuscivano a definire il famoso che metallo... cos'era questa sostanza.
E perciò questa sostanza viene chiamata elemento. Ma guarda, ci sono alcuni 112. Testimoni che lì del posto che avevano visto questi elementi, poi a distanza di anni, quando poi fu inventata la plastica, sostennero di aver visto questa plastica in anticipo nei tempi, perché sì, evidentemente era già utilizzata. Sì, ma al contrario della plastica non si spezzava. Infatti, cioè, era al contrario della plastica era una sorta spezzava. Di metallo che veniva, hanno provato, cioè chi l'ha avuto in mano dice che hanno provato a piegarla in tutti i modi, tutti i modi. Si piegava, esatto, ma tornava nell'esatta forma di origine praticamente. Ma si ritorna anche al discorso che si faceva prima: da dopo quel periodo la nostra tecnologia ha avuto un'evoluzione in avanti, guarda, ti non paragonabile negli altri secoli passati. Quindi è una tecnologia che poi è stata studiata. Parlando ovviamente del mio campo dell'elettronica, siamo passati dalla valvola termoionica appunto al transistor in un attimo, ma proprio in un attimo, come il supporto è spiegabile dal vinile, dall'audiocassetta, cioè per tanto magnetico o il graffio, al CD laser ufficialmente è stato la Philips a inventarlo, ma è sta, anche lì il passo è stato brevissimo, quasi istantaneo, sì. Quindi è troppo veloce, senza tener conto che nessuno aveva parlato di studi infatti del genere, precedenti, cioè, negli anni precedenti nessuno ha parlato fuori mai che stavano cercando di creare il transistor, nessuno ha mai parlato che stavano cercando di creare il compact disc, infatti, capito? A un certo punto c'è il transistor, chi, cosa, quando, capito? Stessa cosa del CD, cioè il CD fino a oggi, fai conto, io me lo ricordo molto bene, c'era appunto supporto magnetico, cioè cassetta, e disco in vinile. A un certo punto esce Audio-Technica, mi ricorderò sempre, la Philips ha inventato il compact disc. Anche io me lo ricordo, ero piccolo quando ascoltavo la prima musica con le cassette, poi improvvisamente arrivava il CD. 1982, così, tutum. Sembrava fantascienza. Ecco, tornando agli extraterrestri, e pertanto gli alieni, eccetera, in moltissime caverne sulla Terra, cioè, stiamo parlando del nostro pianeta ovviamente, sono raffigurati spesso e volentieri degli alieni, anche perché non mi venire a dire che quello era un artista dell'epoca e si è inventato, cioè Capperi, c'è dei Picasso antelitteram, c'è l'omino in tuta, sì, e si riconosce benissimo anche il casco. Ma ci sono anche sculture, e addirittura Giappone, i respiratori, cioè America, addirittura i respiratori. Infatti. Però questo qua mi fa pensare che se sono extraterrestri, a quell'epoca non avevano tutta la tecnologia che hanno oggi, perché arrivavano sul pianeta con dei respiratori. Ma guarda, l'uomo sulla Luna, no? Con il borsone dietro, non sono altro che le bombole di ossigeno, il casco totalmente chiuso perché non c'è atmosfera. Invece chi era qui, nonostante la nostra atmosfera, era costretto ad usare o dei respiratori, cioè dei respiratori veri e propri con tanto di casco ben chiuso, perché evidentemente la nostra atmosfera non è compatibile con ciò che respirano loro, ecco, per intenderci. Infatti, cioè, alcune razze hanno difficoltà a scendere sul nostro pianeta e a interagire con noi fisicamente, quindi hanno bisogno di tute o oggetti particolari, come ad esempio noi quando andiamo nello spazio e ci dobbiamo schermare, rispetto ad altri che invece, poi ti lascio la parola, riescono a vivere qui, certo, come si parlava anche prima, è altamente soggettivo, sì. Sì, no, ecco, dipende, Io ho letto, aspetta mi do un attimo, ho letto, non mi ricordo dove, a qualche parte, che le attuali cioè i grigi in realtà non sono grigi, quello che hanno addosso è una in tuta, realtà sì, di protezione. È una sorta di tuta con autorespiratore, per intenderci. Ma ad esempio anche il famoso occhio nero dei grigi che si vede una lente per proteggere il bulbo oculare che hanno loro. Ecco. Ma Federico ora ha appena detto che le razze aliene, cioè sono quello che una. Noi si legge nei libri, praticamente ci sono, vengono praticamente, e queste io non so, non chiamo le tecniche praticamente, ci insegnano che le razze aliene sono tre, o sono o la razza grigia o rettiliani o sì, questa umanoidi, questa diciamo è letteratura americana, gli sì, americani però, ti danno sempre il 5%, sì, però dicevo, dicendo che umanoidi magari
si dividono anche in due altre razze che sono magari umanoidi bianchi, sono più alti, sì, o esatto, magari biondi, e sono meno, non sono pericolosi, o addirittura sono tra noi umani. Ne abbiamo parlato prima. Quindi, Federico, sì, io magari ho perso una parte, devo chiedere. Che volevo chiedere a Federico. Federico, tu pensi che ci sono più razze ancora di quello che tu? Sì, sì, tantissime razze. Se ne si parlava prima, ad esempio, che sul nostro pianeta attualmente ci sono 14 razze che agiscono su, che non vengono descritti nei libri praticamente. Sì, che vengono descritte. Noi in Italia, guarda, in Italia, nei paesi latinoamericani, lascia perdere l'America, gli Stati Uniti, che sono veramente il peggio del peggio che ci possa essere dell'ufologia mondiale. Sì. Ma in Italia in che senso? Peggio perché l'informazione che ti dà è talmente distorta, talmente molto chiusa. Molto chiusa e fittizia. In Italia è migliore? L'Italia, noi siamo dei pionieri. Siamo all'avanguardia in Italia e nei paesi latinoamericani. Sì. Ci sono autori in Spagna, ma soprattutto in Brasile, in Argentina, eccetera, che in Messico soprattutto, che sono avanti anni luce rispetto Freixedo, a noi. Appunto, sono ormai Freixedo, che è uno spagnolo che ha vissuto tantissimo, infatti, 30-40 anni in America Latina, ha fatto delle scoperte incredibili che noi in Italia ce le sogniamo. È andato a metterci le mani, cioè proprio lui andava sul campo. E ultimamente anche Margherita Hack, non dimentichiamo, perché... Prima, vabbè, una persona meravigliosa come Margherita, scienziata, scientifica, astronoma, astrologa, insomma, voglio dire, anche lei... No, astronoma. Astrologa. Se t'avesse sentito ti fulminavo. No, io una volta l'ho incontrata in treno, gli volevo quasi dare 5 euro, perché era talmente ridotta male, nel che senso, un'anima, per l'amore di Dio, grandissimo cervellone, grandissima scienziata, presidente... vicepresidente, certo. CK, va a vederla lì, lei andava vestita, sembrava veramente sì, sì. Astrologa. L'aiuto a questa astrologa. Signora, poi mi sono accorto della Margherita Hack. Astronoma. Comunque la stessa Margherita Hack disse che è talmente l'universo è talmente grande che noi non sappiamo, alla fine non ha dato una bella risposta ben chiara, chiaramente. Appunto. Ha detto che dicendo che l'universo è vasto, e che all'interno della nostra galassia non si può dire cosa c'è e cosa non c'è. Ma quello è normale. Sì, è talmente ampio. Volevo indicare solamente. Anche solo per il calcolo delle probabilità. Insomma, è praticamente. E invece, per quanto riguarda il discorso che si faceva prima degli addotti, che poi vorrei che rispondessi Amber, perché è molto importante quando diceva: ma gli addotti cosa devono fare? Se hanno paura. Esatto, sì, eccetera. Questo è importante perché non ha risposto. Poi ne volevo fare un'altra io, non so se puoi rispondere, la posso fare subito almeno. Sì, perché... sì. Allora, riguardo il caso Amicizia V56, mi raccontava questo testimone. Ora. La parola fa ridere, ma in realtà non è una cosa seria. In quel caso gli alieni facevano molto uso di stronzio. Lo stronzio è un elemento chimico atomico del 38. Io l'ho letto ora qua, ero da perfetto ignorante. Che cosa ci fanno? Non lo so. Te lo perché, dico proprio. Perché io ho fatto la stessa domanda al testimone e anche lui non mi ha saputo rispondere, però dicendo che loro avevano bisogno di tanto stronzio. Quando me l'ha detto mi sono messo a ridere. Perché no, però in realtà è un elemento chimico. È un elemento, sì, atomico. Esatto. Quindi evidentemente può darsi che li serva per le astronavi o le tecnologie che hanno e utilizzano questo elemento per... Tipo carburante. Esatto, tipo carburante. O anche per fare magari delle... Che ne so, esperimenti. Infatti, ma ad esempio hanno scoperto in Africa un reattore nucleare naturale che risale a più di 2 miliardi di anni fa, che naturalmente è impossibile che sia avvenuta la fusione, perché la fusione avviene se artificialmente, fai, certo. Quindi a maggior ragione questa radiazione è avvenuta artificialmente da parte di qualcuno. Ecco, a proposito, ma perché? Perché evidentemente quella radiazione serviva a proposito di radioattività a determinate civiltà. Leggendo appunto vari articoli eccetera, pare che non so quale razza aliena abbia intimato di non utilizzare più l'energia atomica. Esatto, soprattutto a livello bombe e questa roba qui. Gli ariani dettero questo messaggio anche a Byrd, mi pare. Sì, all'ammiraglio Byrd, che era un ammiraglio americano. Vuoi raccontare te questa storia, che l'hai trattata anche recentemente?
No, vabbè. Sono stanca. Intanto io dopo rispondo, no, sostanza... a me la liberazione, a te il subito problema. Dopo. Ma è vero che gli alieni odiano, diciamo, la bomba nucleare atomica? Sì, e questa è la verità. Infatti, c'era questo ammiraglio americano, che è l'ammiraglio Byrd, che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli furono finanziate due missioni al Polo Sud. Sì. Lo rifornirono di portaerei, aerei da guerra, eccetera, certo. Con una vera e propria, certo, flotta. Racconta poi lui che, sorvolando il Polo Sud, a un certo punto entrò in una sorta di dimensione parallela, cioè in un'altra terra completamente priva di ghiacci. A un certo punto il suo aereo fu accostato da due dischi volanti che lo scortarono fino ad una città. Lo fecero proprio atterrare, cioè fecero presero proprio i comandi, lui io lascia andare. Sì, chiedo scusa che interrompo, anche nello stesso film documentario, sì, di Massimo Mazzucco, il regista italiano, gli UFO, i padroni del mondo, sì, praticamente sì, c'è una parte che un missile viene lanciato da... missile atomico probabilmente, e viene disattivato e viene e neutralizzato, viene sì, da un disco raggio volante, e che viene pochi secondi dopo sparisce nel cielo, e questo secondo me dimostra ci che sono anche... l'odio degli alieni rispetto al missile, sì, o la bomba, perché ci sono anche lì, escono fuori delle storie particolari di alcune civiltà extraterrestri che si sono quasi disintegrate utilizzando l'energia atomica. Quindi mettono sempre in guardia gli altri dall'utilizzo di questa enorme potenza, in modo tale da non commettere un po' lo, certo, stesso errore che hanno fatto. Ma anche loro probabilmente, Federico, qualcosa qui sulla Terra è successo, perché se sai è abbastanza il deserto del Gobi, esatto, bravo, erano a bravo fare dei rotaggi eccetera, ci sono dei chilometri, esatto, ma tanti di sabbia vetrificata. L'unica cosa, ma ad esempio anche in Mesopotamia, esatto, ci sono anche in zone dell'Africa che, certo, che risalgono a migliaia di anni fa, migliaia di anni fa. E l'unica cosa che può aver vetrificato il vetro in quella maniera, appunto, è un grande calore, appunto, il grande calore è... ma, ad esempio Monici Dario, che te sei una grandissima, sì, esperta, sì. Anche, sì, anche in India, nella valle dell'Indo, che è una storia oltretutto narrata nel Mahabharata, si narra appunto che arrivarono dal nord gli ariani, quindi gli ari, questa razza che si portava dietro le loro divinità, e che iniziarono a lottare contro quelli che erano gli abitanti nativi del luogo, certo, e conquistarono praticamente tutto, alla fine gettando una bomba che si dice più luminosa di 10.000 soli. Pertanto una bomba nucleare. Perché sì, l'effetto è tanto quello, per insomma, dire, no? 10.000 soli, insomma. È tanta roba. Sì. E tuttora si dice, poi anche qui c'è un dibattito, c'è chi dice queste, c'è chi dice che queste appunto scorie ci sono, c'è chi dice che non ci sono. Comunque fatto sta che ci sono delle analisi fatte anche qua a Pisa da ricercatori indipendenti che vedono delle radiazioni ancora lì. Le misure, sì, ma ad esempio, sì, reperti di Monici Dario sono stati analizzati da Malanga, che ha riscontrato le radiazioni, ma anche il nostro Enrico Baccarini ha fatto degli studi su Monici Dario, certo. Ma oltretutto è pure interdetta Vimana, la i famosi zona. Vimana indiani che, esatto, volavano, scritto l'hanno, sì, esatto, è interdetta quella zona perché, infatti, c'era un alto tasso comunque di malattie di e anche di persone, di bambini nati con malformazioni gravi, classica della radioattività, esatto, tutti, sì, tutti io perché segnali. Purtroppo ho perso una parte, diciamo, sì, di questa conversazione un'ora nostra abbondante. No, e volevo farti ancora un'altra domanda, sì, Federico. Ma te hai visto il film famoso Il Quarto Tipo? Sì, sì. Se tu vedi il tema di questo film, di questo movie, come lo devo chiamare, praticamente parla dei rapimenti recenti al Polo Nord in Alaska, che 300.000 persone più o meno vengono rapite durante 2-3 anni e tramite telecamere riescono a rintracciare questi eventi e gli oggetti paranormali che praticamente vengono presi da telecamere. Io voglio chiederti, ma queste sono le scene vere
oppure sono delle scene quelle del film. Allora guarda, i film in genere enfatizzano sempre l'aspetto, certo, ovviamente della storia a livello cinematografico. Un sì, fondo di verità c'è, come un fondo di verità ci sono in tanti di quei film che Hollywood è... certamente, come Paranormal Activity, esatto, o la roba varia, ma insomma, ti pensa un po' anche ai film di Ridley Scott, Alien, Prometheus, certo, ma anche l'ultimo Exodus che parla di Mosè, quindi cioè, ti mettono degli elementi che ovviamente a livello cinematografico sembrano enormi filmoni, sì, vabbè, fracassoni, però per chi li sa analizzare bene ci trova una miniera di informazioni veramente impressionante. E ad esempio in Alaska ci sono zone, c'è cioè il famoso triangolo dell'Alaska, dove lì si è un po' come il triangolo delle Bermude, sì, o il triangolo del Giappone, dove persone scompaiono all'interno di una zona delimitata, in una foresta precisa di questa zona, dove ci sono tantissimi avvistamenti UFO, dove ci sono storie degli indiani o comunque degli abitanti nativi del luogo, dove raccontano di queste entità che prelevavano gli esseri umani, che ancora oggi comunque buona fetta della popolazione viene rapita per determinati. Chiaro. Certo. Volevo farti anche una domanda, siccome abbiamo visto questo film noi, volevo dire, ma purtroppo in una parte del film io mi ricordo che questi alieni, o non so come chiamavano, i dei o alieni, praticamente riuscivano a contattare con le loro non vittime, diciamo, non so come devo chiamarli, e parlavano nella lingua sumera, che praticamente sì, era della ex Sumeria e Babilonia, Mesopotamia in generale, e quella lingua veniva tradotta, diciamo, nella lingua sumera, quando una volta ritornano indietro e fanno le scene in slow motion, come si dice in inglese, in modalità rallentata. La voce viene ascoltata e praticamente la voce viene definita come la lingua sumera, e la lingua sumera doveva essere la lingua attuale dell'Iraq, che ora non esiste più, certo, l'Iraq, diciamo, per bene, insomma sappiamo tutti che l'Iraq. Allora a questo punto io la mia domanda è questa, che magari gli alieni potevano appartenere alla razza sumera, cioè, ma è il contrario, diciamo, o al contrario. Ma è il contrario, cioè te considera in tantissimi film di fantascienza questi alieni a un certo punto parlano sempre la lingua sumera, ma questo perché scopri che alcune nostre lingue su questo pianeta sono state introdotte, quindi non sono autoctone del nostro pianeta. Anche cioè, il collegamento tra le piramidi dell'Egitto, il cerchio del grano e i sumeri, quale sarebbe? C'è e non cioè, c'è, perché comunque stiamo parlando anche di civiltà e diciamo, di fenomeni lontani nello spazio e nel tempo. Te fai conto, il nostro pianeta è uno scacchiere, ogni fetta di pianeta nel corso delle epoche storiche è stato controllato da una razza piuttosto che un'altra. Quindi ovviamente se una razza controllava l'Egitto ha creato una civiltà come quella egiziana, ha creato le piramidi, ha creato tutta una serie di strutture. Chi si trovava in Asia ha fatto altrettanto. Poi andando avanti nel corso del tempo le cose si sono mescolate, si sono mischiate e abbiamo perso anche un po' l'origine di tutte queste cose. E poi volevo dire, ma allora tu ci credi che magari loro potevano scrivere anche con, come dire, le scritture cuneiforme, diciamo, sulle... Ma sì, ma per loro cioè, non c'è alcuna quindi difficoltà. La scrittura cuneiforme appartiene alla razza aliena, secondo te? O magari di ma una... La maggior parte delle conoscenze che abbiamo provengono tutte da loro. Quindi questo tipo di alfabeto, non generalmente, però, insomma, la... Soprattutto nei nostri ultimi 200 anni, tutto quello che abbiamo tra virgolette conquistato, buona parte. Beh, no. Teniamo certo conto che in 100 umano anni abbiamo fatto un salto che equivale a 1000. Infatti, cioè, ti rendi conto che sono entrati. C'è qualcosa che non torna. Cioè, in un secolo abbiamo fatto, guardando il tempo, lo stesso che sviluppo che abbiamo fatto in oltre 1000 anni. Cioè in 1000 anni siamo andati sempre di un lento, con le invenzioni, con la medicina, eccetera. Infatti. Negli ultimi 100 anni abbiamo fatto un salto evolutivo paragonabile a 1000-1500 anni, che è allucinante. Cioè, tornando al discorso fra valvola termoionica e transistor, no? Cioè abbiamo fatto questo salto praticamente in un tempo talmente breve e non c'erano studi dichiarati da nessuno. Da nessuno stava studiando queste cose qui,
ma come tante anche medicine del resto. Un'altra domanda che ancora ce l'ho io, scusami Daniele. Volevo dire una cosa, sì, siamo quasi a 2 ore di trasmissione, io siamo quasi in chiusura, quindi no. Prego. L'ultima domanda, perché tornando a quel discorso di questo film, c'è una scena che praticamente, non so che tu abbia, insomma, sicuramente sì, l'hai visto, che praticamente da telecamera di una macchina di polizia viene registrato che un padre di una famiglia prende intera famiglia in ostaggio e ammazza uno dopo l'altro in conseguenza. La mia domanda è questa, che un alieno potrebbe influenzare sul carattere di una persona di fare un atto di violenza o no? Assolutamente, questo proprio perché quando arrivano a parassitare direttamente qualcuno, quindi a inserire, come dicevo inizio trasmissione, la loro mente, il loro corpo mentale all'interno di quello che è il nostro circuito energetico, subentra una sorta di fusione, quasi di simbiosi. E noi che non siamo mai consapevoli nemmeno dei nostri pensieri né dei nostri meccanismi e che andiamo in totale automatismo, ecco che a un certo punto se qualcuno ci manda un automatismo che magari fa leva su quelli che sono i nostri blocchi, le nostre paure, peggiori. I nostri istinti, esatto, quindi trova una breccia e attraverso i nostri meccanismi arriva a farci fare quello che vuole, per produrre energia, cioè in questo caso l'omicidio serve per produrre più energia, l'energia tua, mentre lo stai facendo, e l'energia delle vittime. Anche perché si sviluppa un carico adrenalinico... Domani piove. Adrenalino pazzesco, okay. Capricorn One. Me sono ricordato Capricorn ora. Bravo. E poi anche un'altra domanda. Mi si è accesa la lampadina. Perché sono le curiosità mie, insomma. Volevo dire, ma è vero che anche loro possono essere trasparenti, di non essere in vista? Sì, sì. Possono essere ovunque, in qualsiasi posto. Possono essere anche qui, non li vediamo. Quindi anche possono essere nei posti. In modo che non sono invisibili. Ci sono ora. Spesso ora sono, no. Però non fuori di qui, talvolta si muovono col corpo fisico. Non lo escluderei. Anche quando si agganciano alle persone, non è detto che loro siano. Dovrei vedere, ma comunque qualcosa sento. In quel momento. Sì. Cioè, ma praticamente ci siamo incrociati. Stanno su un altro piano oppure è proprio la vibrazione, essendo differente, non la vediamo. Talvolta è proprio la vibrazione, cioè in realtà potremmo sentirli, certo. Perché comunque il nostro corpo mentale è sulla stessa qualcosa, frequenza, certo. Quindi in realtà potremmo accorgerci se solo fossimo consapevoli. Tornando alla fantascienza, c'era un episodio di Star Trek che non mandavo in onda io all'epoca, c'ho qualche giorno, il comandante dell'NCC 1701, cioè dell'astronave, era stato preso, appunto, diciamo addotto, rapito degli extraterrestri che l'avevano portato alla loro frequenza. Lui era sull'NCC 1701, ma non lo vedeva nessuno. Capito? Sì. E a un certo punto lui, non mi ricordo anche quale stratagemma, perché per far rendere conto a qualcuno, non mi ricordo, mi sembra Spock, che lui era lì, insomma, a un certo punto con la loro tecnologia, ovviamente Star Trek si parla di tecnologia avanti di millenni a noi, fanno delle riprese nella cabina di comando, vabbè, nel salone di comando, perché fanno quella meravigliosa plancia, bellissima, e Spock cosa fa? Inizia a rallentare, ma non so a quanto il filmato, in questo caso sarebbero i frame, finché non riesce ad arrivare a una certa velocità per cui riesce a intravedere la silhouette del comandante. Fantastico. Sì, ma io mi ricordo un aneddoto di Malanga che mi diceva: io a volte basta che guardo Star Trek e mi aggiorno sulle mie ricerche. Si aggiorna. In pratica c'è scritto, cioè fa vedere tutto. Ah, beh, certo, sì. Quello lì sì. Cioè, ci sono tutte le razze, tutti i casi, tutte le tecnologie, c'è tutto. Ma non è detto che chi ha scritto Star Trek
Non abbia, Roddenberry era un bel tipino. Non abbia avuto qualche contattuccio, eh? Beh. E da lì gli ha tirato fuori una serie. Beh, consideriamo che gli studios di Hollywood, fra massoneria, logge, c'è di tutto lì nel mezzo, sì. Effettivamente, sì. C'è gente che di cose ne sa tanto. Anche la fisica quantistica comunque viene molto anticipata. Una bellissima serie, non mi ricordo qual è. Porca miseria. E se non mi viene il nome, me ne ricordo la prossima puntata sicuramente. Che appunto hanno questo mega laboratorio e poi una città vera e propria che, sfruttando la fisica quantistica, ho capito, non è visibile, qual è, non mi ricordo nemmeno, esatto, io non, non è visibile all'essere umano. Gli serve uno sceriffo, trovano un soggetto che potrebbe essere adeguato, che fa lo sceriffo nella nostra frequenza, e viene portato su quest'altro piano, eh sì, che poi la vita è identica a questa. Però è su un altro piano e te arrivi lì e ti trovi. Il primo episodio, infatti, viene caricato in macchina del classico Man in Black, va bene? Dice: venga, le dobbiamo fare una proposta di lavoro. Va bene, andiamo. A un certo punto arrivano in mezzo al bosco, va bene? E la strada finisce, c'è un precipizio. Perciò questo ha gli occhi fuori. Ah, e comincia a urlare. Dice: oh, non si preoccupi, ma come, non c'è più nulla davanti. Fum, passano ad altissima velocità e di là c'è la strada, ma da di là a di qua non vedi la strada, vedi il precipizio, appunto. Allora, ragazzi, io non è che voglio fare il rompiscatole, sono le 11:35, sono due ore abbondanti che tanto stiamo parlando, cambiare si sfonda sempre. Io tra l'altro ti ringrazio, Federico, per mi dispiace che ho fatto queste domande, perché ero curioso semplicemente. Ci vedo. Certo, così mi tolgo tra di poi. Io ho fatto delle peggiori, quindi non mi sono nemmeno scusato. Grazie, grazie. Allora, ricordo a tutti, chi volesse aggiungere Federico Bellini su Facebook, Ambra Guerrucci, con due R, perché mi sbaglio sempre, scusami. E ora lei c'ha Ambra Guerrucci 2, perché il primo sarà pieno, giusto? Il primo è proprio pieno. Sta pieno. Chi avesse bisogno di altre informazioni, cioè, può contattare direttamente loro. Ricordiamo che loro hanno anche una casa editrice. Sì, che è la Risveglia Edizioni. Esatto. Di il sito, per favore. www.risvegliedizioni.com. E il blog. C'è il blog Coscienza Aliena, okay. Il Lotto dei Mille Petali, che sarebbe il mio, che è quello di Ambra. Comunque basta cercare i nostri nomi, ci trovate. Sì, vabbè, insomma, senza basta mettere Federico Bellini, appare su te con il video di Mistero. Esatto, mi sì, io sono Angelo Marotta del blog www.angelomarotta.com. Ha presentato insieme a me, cioè io ho presentato insieme a lui. Se possiamo concludere, certo, col discorso degli addotti, quella nota di speranza, no? Ah, ok, finale. Sì. Giusto. Beh, il fatto è che siccome tutte queste interferenze fanno leva su quelli che sono i nostri blocchi, i nostri traumi, e soprattutto giocano sull'inconsapevolezza, tutto ciò che si può fare per liberarci è iniziare un percorso di consapevolezza, che poi è la stessa cosa che ci aiuta a migliorare nella vita. Chiaro. Quindi in realtà è tutta una questione di trovare il nostro equilibrio. E lo si fa attraverso un percorso che poi per qualcuno passa attraverso la meditazione, per qualcun altro passa attraverso dei viaggi, appunto, in cui comunque inizia a entrare in contatto veramente con se stesso. Comunque la cosa importante è rompere quella bolla, quel meccanismo, sì, quella sorta di ipnosi che accompagna tutta la nostra vita, certo, e che è appunto una vita del tutto inconscia, negli automatismi. Iniziare invece a essere consapevoli ci mette nella condizione di poter riconoscere anche quando queste entità arrivano, e soprattutto di non avere paura, okay, perché la paura in realtà apre proprio questi varchi, questi buchi. In realtà nessuno può farci niente se noi ci siamo. Il fatto è che i ladri, tra virgolette, in casa entrano quando noi non ci siamo. Certo. Se noi non siamo presenti, ecco che nella nostra sfera emozionale e mentale chiunque può interferire. Dal momento che ci siamo, niente e nessuno può più manipolarci, che sia un messaggio subliminale in televisione oppure un'entità. Ecco. E per questo possono contattare te per sapere, per avere, sì, maggiori informazioni. E io ringrazio tutti quanti e grazie, do la buona notte a tutti. Buonanotte a tutti da Florence International Radio, Angelo Marotta, Daniele Bronzi, Federico Bellini, Ambra Guerrucci. Buonanotte a tutti. Il mago alieno, che a proposito da Daniele, abbiamo avuto anche il mago alieno. Buonanotte a tutti, ciao.